Grazie, buongiorno a Vediamo se va. tutti. Cominciamo questa sessione numero uno. Piano piano arriveranno in presenza anche i partecipanti, ci sono dei partecipanti online. Come sapete, la sessione, tutte le sessioni si possono seguire in streaming, soltanto chi parlerà poi da remoto c'è l'accesso video e voce. Allora, questa sessione si intitola Urbanistica ed Economia della prossimità, naturalmente. È stata coordinata da Carlo Alberto Barbieri, urbanista e direttivo dell'associazione della Biennale, che ha promosso insieme a tutti i promotori che ci hanno accompagnato in questa avventura, ha promosso questa Biennale 2023, intitolata La prossimità. Oltre a me, questa sessione è coordinata da Italia, della mia sinistra, Paolo Testa, che è qua, se la mia vedo, ma lo vedete subito. Abbiamo sistemato, scusate. Paolo Testa, che è dirigente nazionale per Confcommercio, diciamo, delle politiche di rigenerazione urbana, quindi così, ma poi parlo generali, e soprattutto con noi come relatore e coordinatore di questa sessione, l'assessore Non è urbanistico di lei? Roma Capitale, Maurizio De Roccia. Ah no, giustamente sta qua. Qui alla destra, Dove? in onore dei 15, della città dei 15 minuti, che è un po' lo slogan della prossimità, ma che non lo so, Sì? perché per la prossimità è spiegato bene, sempre bene, se è molto più diverso. In onore però dei 15 minuti, le nostre relazioni saranno di 15 minuti. Seguiranno sei interventi programmati, brevi, il modulo è sempre quello di 15 minuti, quindi un sottomultiplo, 10 minuti, sempre i programmati, poi presenterò al momento, parlo dritto, ma poi gli interventi programmati che seguiranno le relazioni. E poi si aprirà uno spazio, immaginiamo 45 minuti, per brevi interventi, osservazioni, domande dalla sala alzata di mano o in remoto. Sono state già segnalate quelle in remoto perché l'accesso online non è quello dello streaming, ma quello dell'accesso attivo. Segnalo fin d'ora a tutti i presenti, o a quelli remoto che intendessero intervenire in quello spazio domande e risposte, diciamo così, di segnalarlo qui al tavolo della Presidenza per tempo. Ne ho già due di interventi richiesti, ma c'è spazio per anche interventi numerosi. La sessione nasce su due consapevolezze. La prima è naturalmente quella della rilevanza della prossimità come ambito e spazi della vita dei cittadini e il fondamentale ruolo dello spazio pubblico per interpretare la prossimità. La seconda è quella che allo stesso tempo è al piano urbanistico che è demandata la responsabilità di uno sguardo non solo locale, e la responsabilità di un progetto strutturale, strategico, indispensabile per le connessioni tra gli spazi fisici, le infrastrutture e la plurimodalità necessaria della mobilità, dalla walkability all'alta velocità ferroviaria, gli ambienti economici e sociali, le strutture e infrastrutture di comunità e welfare, infine per orientare la rigenerazione urbana stessa a sostenere progetti e progettualità della prossimità. Nella consapevolezza, infine, che non sia sufficiente un'urbanistica tattica o temporanea come urban software, pur utile e necessaria, forse indispensabile, perché serve anche un'urbanistica strutturale e strategica, e dove serve regolativa come urban hardware. Su queste due consapevolezze è costruita la sessione.
che sviluppa tre profili. Il primo è quello urbanistico, evocato dalla prima consapevolezza, quello degli spazi, dei servizi, della struttura, dell'organizzazione della città pubblica e della mobilità nel loro insieme, affinché con il piano urbanistico e la sua trama strategica, il progetto di struttura, la regolazione, dove serve, dicevo, la gestione urbanistica, possano efficacemente articolarsi e funzionare in ambiti socio-economici, urbani, di prossimità e comunità, l'insieme della città. Ma la città non è fatta soltanto prevalente di prossimità, di 15 minuti, perché essa non è la somma di borghi, la somma aritmetica di borghi o unità di vicinato. La città è infatti delicato e complesso intreccio, che dovrebbe essere virtuoso, tra una densa maglia di reti corte, locali e di prossimità, e di reti lunghe, urbane, territoriali, globali, tra funzioni e servizi diffusi e tra funzioni e servizi rari, che vanno organizzati nell'insieme della città per le reti corte e lunghe. Il piano, cioè, dovrebbe essere la necessaria interfaccia delle politiche per la città nel suo complesso, per la città dei 15 minuti, ma anche per la città dei 60 minuti, dei 120 minuti e oltre. Capace, cioè, non solo di uno sguardo locale, importante perché riguarda gli ambiti, gli spazi, la vita dei cittadini, ma attenzione, non soltanto i residenti, ma appunto è un riferimento per una pluridimensione estroversa, la prima estroversa della città, una dimensione metropolitana, regionale, nazionale, capitale, internazionale, competitiva, dell'innovazione, dello sviluppo, della trasformazione e sperimentazione, che sappia attrarre ed eccellere. Ecco perché non può essere soltanto la somma aritmetica di prossimità. Tuttavia, è evidente l'importanza di una città che funziona e che è coesa, perché è basata su comunità che si riconoscono e che hanno nella prossimità, diciamo, il loro elemento, diciamo, la loro trama, e inversamente competitiva, attrattiva, internazionale, nazionale, metropolitana, perché funziona in modo coeso, perché funziona in modo legato alla identità di comunità che costituiscono la città. Quindi è un andare e venire, non basta l'uno e l'altro funziona se funziona l'altra componente. Chiamantini ieri diceva giustamente che sono necessarie strategie urbane e strategie molecolari. Le strategie urbane senza strategie molecolari sono aride, le strategie molecolari senza una strategia urbana non funzionano. Sono autoconvocate, sono, diciamo, episodi. E questo è il punto. Su questo primo profilo parlerà soprattutto Michele Taglia, ma tornerà Maurizio De Rocha, credo. Il suo profilo è economico. Titolo della sessione è urbanistica ed economia. Ma in che senso? C'è un'economia della rigenerazione urbana della prossimità? Certamente. E quali sono le risorse economiche, locali, regionali, nazionali, europee, il PNRR? Come si attivano? Come, dove si riferiscono? Terzo, le attività economiche in quanto tali nella prossimità e nell'ambito di una regenerazione basata sulla prossimità, a partire dal commercio, somministrazione, no? Ovviamente, anzi, in genere è più vivace, più, diciamo, agile nel muoversi, no? E nel collocarsi. Pensate ai temi anche del tempo libero,
della movida, attenzione però che la movida con la prossimità è un po' un ossimoro, nel senso che quando la movida interviene in una comunità di prossimità è conflittuale sostanzialmente, la movida è allocalizzata, è mobile sostanzialmente, però si porta dietro un'economia evidentemente. E queste attività economiche nella prossimità producono valore, hanno una funzione essenziale, producono lavoro. Anzi, sul lavoro c'è da chiedersi, forse Paolo Tesca ci aiuterà in questo, ma indubbiamente il tema più difficile della prossimità, lo diceva anche Manzini, noi sappiamo che non si risolve il lavoro nei 15 minuti, impossibile, il lavoro è altrove, il lavoro è anche lì, anche se il lavoro con lo smart working, diciamo con quello che è successo con la pandemia, ha riscoperto la prossimità. Si va meno downtown a lavorare, si resta dove si risiede, siamo una città americana, no? Nella prossimità per fare un lavoro che magari è internazionale, mondiale, globale. E quindi queste attività economiche sono un ingrediente del paniere della prossimità, importanti quasi come è la scuola che sta da sempre, per i vicinati, quartieri autosufficienti, tutte le teorie, i modelli, diciamo, la città giardini di Howard in avanti, sono, diciamo, evidentemente al centro della prossimità, ma l'importanza delle attività economiche è altrettanto rilevante. Il verde, la scuola, lo sono, i servizi, lo spazio pubblico, lo sono. A proposito, lo spazio pubblico non avviene di per sé, o c'è già, ma se devo aggiungere lo spazio pubblico per esaltare la prossimità è un tema del piano. È un tema della strategia urbana, non della strategia molecolare. E così come importante per la prossimità, la mobilità, ma la mobilità non è soltanto quella del raggio dei 15 minuti, walkability, o dei 20 minuti della ciclabilità. Dipende se quella prossimità si avvale, si sviluppa intorno alla linea, a un punto di rottura di una linea di forza, di mobilità di massa. Perché se no sono prigioniero della mia prossimità, resto nella mia prossimità, ma il mio collegamento con le reti lunghe, con il resto della città, con le cose della città, me lo dà la presenza di una stazione, di una linea di forza, con la quale io esco dalla mia prossimità e ci ritorno, con la quale posso essere visitato nella mia prossimità da altri. Quindi gli ingredienti, il paniere, e se c'è il kit indispensabile per la prossimità è complesso, quanto costa realizzarlo, perché è un tema di risorse di nuovo, e a chi compete la responsabilità? Può essere dal basso. È un tema della strategia urbana, è un tema del governo della città. Arriviamo al terzo modo di declinare questa nostra sessione. Concludo, su cui chiediamo a Maurizio Veloce di nuovo di dire il suo punto di vista, dire come vedi questa questione, è un profilo istituzionale urbanistico. Quali sono le forme e i ruoli dell'istituzione? Amministrativi, di pianificazione, con quali organismi di supporto e riferimento per la strategia urbana e molecolare della prossimità? A quale articolazione istituzionale gli organismi si possono fare riferimento? Municipi, circoscrizioni, ho sentito Catarci ieri, l'assessore Catarci, un'interessantissima relazione, poi di apertura del pomeriggio. Sono i municipi troppo grandi, sono le circoscrizioni troppo grandi, sono i quartieri, forse, ma hanno la forza, hanno una struttura, vanno rinforzati? Sono i borghi, i rioni, i borghs anglosassoni, gli arrondissements francesi, di Parigi, le unità di vicinato, le environment areas, perché non scopriamo niente con l'urbanistica, parlo di Colin Buchanan 1963, cioè le superillas che abbiamo visto ieri in Barcellona sono esattamente le aree ambientali del 63 di Colin Buchanan. E poi la città che si organizza in microcittà sulla base di piani recenti, molto interessanti, ho sentito qualcosa anche ieri. Non so,
lo stesso piano regolatore di Roma e del centro città, il piano regolatore di Roma, no, Maurizio? I nuclei di identità locali mille del piano di governo del territorio di Milano, le situazioni urbane del piano strutturale di Bologna. Su questo sentiremo appunto Maurizio Veloce. Io finito e do subito la parola a Michele Taglia, direi per il profilo urbanistico essenzialmente di queste nostre consapevolezze con cui abbiamo costruito la sessione, e auguro a tutti buon ascolto, buona partecipazione. Michele. Buongiorno a tutti, grazie Lando per questa presentazione che serve in qualche modo anche a sparigliare un po' i giochi in una divisione non facile, forse in qualche modo che rischia di essere fuorviante, tra l'approccio economico e quello urbanistico e della prossimità. Naturalmente io mi atterrò soprattutto al punto di vista che l'urbanista tende ad assumere nei confronti di questo tema, ma non posso ignorare che l'introduzione del dibattito attuale di questo tema, quello della prossimità, costituisce sicuramente un contributo all'aumento di complessità dei nostri strumenti di lettura e di interpretazione in primo luogo, ma anche di intervento attivo nelle trasformazioni urbane. Quindi la divisione in due di questa ipotetica leva comporta una serie di rimandi e di letture incrociate, senza le quali la innovazione prodotta dall'intuizione della città dei 15 minuti rischia di essere troppo banalizzata. Fatta questa precisazione, io credo che il tema della prossimità ci offre in primo luogo alcuni spunti fondamentali di riflessione. E naturalmente, l'ho detto nella mia prolusione di ieri mattina, ci obbliga in qualche modo a rivedere notevolmente le questioni legate ai rapporti centro-periferia e a introdurre all'interno di questi rapporti il tema della contiguità oltre alla normale valutazione delle questioni legate alla distanza. E quindi in questa natura un vero e proprio cambio di prospettiva, un cambio di passo, vogliamo dire, in cui lo spazio ha bisogno della variabile temporale per descrivere chiaramente i rapporti che si determinano tra le parti di un insediamento. L'uno senza l'altro rischia di fornire una rappresentazione poco significativa delle relazioni che si stabiliscono tra i cittadini, tra le attività produttive di servizio, tra i valori simbolici che un insediamento tende ad acquisire anche in tempi relativamente brevi come sono quelli di una generazione. Da questo punto di vista, il cambiamento dei parametri che siamo abituati a utilizzare nel governare le trasformazioni della città e nell'incidere con misure attive nelle trasformazioni minute ha bisogno di tenere insieme questa duplice dimensione. Da questo punto di vista, quindi, l'intuizione di Carlos Moreno, che ha avuto la discussione di questi giorni testimonia un successo notevolissimo, si deve proprio a questa capacità di offrire un approccio integrato alla complessità urbana. Non solo, il successo naturalmente si lega anche alla rivendicazione delle comunità urbane, dei cittadini, di migliorare il bilancio personale nei confronti della propria organizzazione di vita. Tutti noi sappiamo che la dispersione di tempi e di risorse che gli spostamenti obbligati determinano nella nostra organizzazione esistenziale
costituisce un costo che ognuno di noi vorrebbe ridurre. E questo quindi ci spinge a comprendere i motivi che hanno indotto molte città a livello globale a tentare di reinterpretare il proprio governo anche utilizzando questo parametro, questa logica di intervento. Ma ci sono anche altre questioni che la città dei 15 minuti ci spinge a considerare. La prima questione riguarda il fatto che le comunità urbane hanno sempre al loro interno una ricchezza e una composizione sempre più articolata. Martinotti, il famoso sociologo, passo parecchi anni fa, ci indicava in questa presenza una compagine di city users che quotidianamente o periodicamente entra nella città e si mescola agli abitanti, introducendo nuovi stili di vita e di consumo, complicando le modalità della gestione dell'insegnamento. Bene, questo elemento costituisce sicuramente un fattore di cui tener conto nei progetti della città e soprattutto delle aree centrali. Ma c'è anche una seconda questione di cui poi a cui tornerò nella richiamo finale del mio intervento, che è quello della necessità di ripensare al sistema dei servizi e alle dotazioni urbanistiche, tenendo conto come è cambiata la nostra organizzazione di vita, come sono cambiate le modalità dell'esplicitazione del tempo libero, dello studio, della sanità, di quelli che in 60 anni fa cercavamo di ricondurre anche in questo caso a banali riferimenti spaziali e che oggi ci accorgiamo non possono essere separati da una valutazione relativa alle prestazioni che è possibile ottenere nei servizi grazie a un accesso e a un approccio sicuramente più moderno. Questa consapevolezza che la discussione sulla città dei 15 minuti ci regala, in qualche modo ci obbliga però anche ad affrancarci da alcuni importanti errori che abbiamo compiuto in passato anche abbastanza recente in materia urbanistica. Sappiamo tutti che il tema della distanza e della separazione è alla base nella visione razionalista del quartiere, ma sappiamo anche che questa visione è stata preziosa per alcuni anni, per alcuni decenni, nel progetto della città moderna. Ebbene, questa consapevolezza si è via via persa, smarrita, in cambio di un'accezione abbastanza disinvolta sulle differenze e sulle distinzioni da operare nella geografia degli insediamenti. Abbiamo visto quindi una urbanizzazione sempre più disordinata, ha rimescolato le carte e ha reso spesso illeggibili le forme del piano e degli strumenti della pianificazione. E naturalmente oggi si tratta in qualche modo di provare a fare macchina indietro e quindi di vedere e riuscire di tornare in qualche modo a una riconsiderazione dei rapporti che si stabiliscono all'interno della città. E da questo punto di vista, quindi, la riconsiderazione dei rapporti tra quartieri e parti di città costituisce un'introduzione di una politica attiva nel cambiamento urbano. E questo ci è offerto da uno strumento di cui parliamo sempre più spesso, ma che fatichiamo a definire in modo più chiaro, e cioè la rigenerazione urbana. La rigenerazione urbana ci deve consentire di dare un volto
è un'organizzazione credibile alla città dei 15 minuti, dando quindi una maggiore compattezza a questi ambiti urbani che sono luoghi di densità, di agglomerazione, ma che devono diventare dei sistemi organizzati in cui utilizzare la logica della prossimità per migliorare le modalità di funzionamento di un organismo urbano. E credo che per raggiungere più concretamente questi obiettivi abbiamo bisogno di effettuare alcune importanti innovazioni. Torno qui per un attimo e non so perché mi ricordo. Mi basta. Torno un po' al mio ruolo attuale di Presidente dell'Istituto Nazionale di Urbanistica per riferire di due impegni che l'Istituto si è assunto in questo periodo, perché mi sembrano utili, tali cioè da fornire un contributo alle amministrazioni, ai professionisti, alle comunità che stanno riflettendo su questa valorizzazione della nozione di prossimità in un'ottica innovativa. C'è una prima questione che riguarda il superamento delle barriere nelle competenze e nelle professionalità a cui noi chiediamo un contributo fondamentale quando dobbiamo governare un territorio, anche alla piccola scala. Le questioni di cui, per esempio, la rigenerazione urbana deve farsi carico, la lotta al consumo di suolo, l'azione di contrasto nei confronti del cambiamento climatico, le operazioni minute ma importanti di riqualificazione della copertura dei suoli o la intensificazione della presenza della natura in città, sono tutti elementi in cui le competenze basiche dell'architettura e dell'urbanistica sono ovviamente insufficienti. Da questo punto di vista, ripararsi dietro i concetti di complessità o di interdisciplinarità è riduttivo. C'è bisogno di un'iniziativa importante, sì, in primo luogo nel campo della formazione, ma successivamente anche quello della riorganizzazione del mercato delle professioni, per far sì che tutti i soggetti attivi, i cosiddetti stakeholders, in primo luogo le amministrazioni, dispongano delle risorse umane per acquisire strumenti fondamentali di intervento in questo campo. C'è poi una seconda questione su cui l'Istituto intende impegnarsi, si sta già impegnando da diversi mesi, e che riguarda la riforma del governo del territorio, il tema non è assolutamente nuovo, per Cammino soprattutto, ciclicamente ci siamo impegnati in questo campo, ma credo che sia venuto il momento di rileggere i rapporti tra le istituzioni dello Stato, delle regioni e poi ai livelli più prossimi, nei confronti del cittadino, delle istituzioni di governo, per tenere insieme alcune grandi questioni che hanno bisogno di una definizione normativa, sicuramente un riposizionamento all'interno dei processi di pianificazione. Qui li cito solamente perché sono argomenti che richiederebbero molta più cura e attenzione. Sono quelli che comunque nella nostra legge di principi fondamentali e di regole generali per il governo del territorio e la pianificazione urbana abbiamo introdotto, oltre a questioni più generali di impianto. E sono appunto la rigenerazione urbana, il contenimento del consumo di suolo, la fiscalità urbana, il ripensamento delle dotazioni urbanistiche oltre il decreto ministeriale sugli standard. E infine una questione che
apparentemente può sembrare rituale per la lettera, ridefinizione e acquisizione di una maggiore centralità da parte dei processi partecipativi, che in questo particolare ambito può acquistare una rilevanza indiscutibile. Mi concentro solo su questa perché forse le altre questioni sono in qualche misura abbastanza consolidate, perlomeno nelle nostre aspettative. Ebbene, la città dei 15 minuti non comporta solo iniziative nel campo della mobilità urbana, delle riorganizzazioni dei servizi, del miglioramento della leggibilità e del funzionamento dei quartieri, le questioni di cui la città. C'è bisogno anche di rigenerare la composizione sociale delle comunità urbane e in qualche misura favorire la generazione di nuove microcomunità che siano in grado di rivendicare a livello dei 15 minuti una qualità dei servizi che la città è in grado di erogare. C'è bisogno quindi di effettuare un'invenzione all'interno di una città che tende a operare in modo disordinato in questo campo. Ebbene, credo che i processi partecipativi costituiscono la sede, il luogo, l'esercizio di ginnastiche attive da parte dei cittadini in cui il tema dei 15 minuti può essere rivendicato, commisurato alle esigenze locali e ridefinito insieme ai progettisti, agli amministratori e agli altri portatori di interesse. Grazie. Adesso Paolo Testa con Commercio Nazionale, responsabile delle politiche di gestione urbana di questa associazione importante, in profilo dell'economia, il profilo economico di questo tema. È solo che se mi metto qui non posso parlare. Quindi conosce le dinamiche, grazie, le responsabilità delle città. Eccoci. Nonostante tutta questa esperienza, ancora non sono in grado di far camminare una presentazione. A te, Paolo. Sì, grazie. Grazie. L'occasione è sempre preziosa, interessante, utile, perché insomma, poi nella mia veste precedente posso dire di esserci stato quando la Biennale dello Spazio Pubblico è nata. E di questo insomma ringrazio in primis Mario Spada, che all'epoca insomma ha deciso di coinvolgermi, di coinvolgere ANCI, e ancora insomma da allora ben volentieri questa relazione si è consolidata e mi accompagna. Mi accompagna anche questa esperienza nuova, importante, che sto facendo con Confcommercio, ma una parola non che devo parlare di me, però il senso è che l'idea di Confcommercio è quella di qualificare una posizione, una visione, un indirizzo delle categorie rappresentate sulla questione urbana, sulle politiche urbane, che è un mestiere che la Confederazione ovviamente fa da sempre, ma che in questo momento diciamo è al centro davvero dell'azione anche politica della Confederazione. E tra poco vi dico in quale forma. Minimo, lo conosciamo tutti quanti di contesto, però è un elemento fondativo che noi mettiamo davanti e che ha già detto bene chi mi ha preceduto, cioè la città è viva se funziona questa relazione di univoca tra le attività economiche e la città, e lo spazio fisico, e la cittadinanza, e la dimensione sociale, e tutto quello, come dire, che queste diverse dimensioni generano. Siamo in mezzo, non la devo, come dire, ricordare continuamente, ma così, cinque punti che viviamo sulla pelle ciascuno di noi come cittadini, come cittadini di questo mondo, questi ultimi 2 anni, 3 anni,
diciamo, le due grandi scosse della pandemia prima, della guerra in Europa dopo, ci hanno messo di fronte a dei cambiamenti che erano già in atto, che erano già in corso, che venivano dal 2008, che venivano ovviamente dagli anni precedenti, e che sono, sì, shock, sono elementi, come dire, se volete, anche poco prevedibili, inaspettati e di grande rottura, ma che dall'altra parte non ci possono fare trovare impreparati rispetto invece ai cambiamenti, delle dinamiche che sono in atto da tempo. Dinamiche che vi ho riportato, ovviamente vado molto veloce per lasciare poi questi materiali a disposizione della Biennale, ho riportato i dati che riguardano il mondo delle imprese del terziario di mercato quando sono collocate all'interno delle città. Una ricerca che il nostro ufficio studi di Confcommercio fa da diversi anni e la fa sul campo, la fa con una rilevazione fatta in più di 100 città, e forse l'avete visti perché sono usciti adesso fine febbraio, inizio marzo, questi dati ci dicono che c'è un calo sensibile, importante, 100.000 imprese del terziario di mercato hanno chiuso i battenti negli ultimi 10 anni, come dire, il saldo non è del tutto negativo perché qualche categoria, qualche ambito merceologico, i già citati, no? Pubblici esercizi, bar, ristoranti, alberghi, sono cresciuti sensibilmente, ma questo non ha impedito alle nostre città, guardiamo il dato che ci riguarda, che ci interessa in questo momento qui, è la densità commerciale nella città, che è passata da 9 a 7.3 negozi ogni 1.000 abitanti. La conseguenza è, la vediamo appunto tutti quanti, la conosciamo tutti quanti, il rischio molto attuale in certe porzioni di città di desertificazione commerciale, che si porta dietro una serie di conseguenze che tra poco vi ricordo, conseguenze che comportano anche, la Lombardia ha accennato, no, il tema della movida, che è l'epifenomeno, no, più visibile a tutti quanti noi, come residenti, come genitori, come persone, come dire, che sono in qualche modo direttamente coinvolte, e frutto diciamo di cambiamento che sta anche nel cambiamento del mix merceologico, che sta nel cambiamento degli stili di consumo e degli stili di vita delle persone. Questo significa un negozio in meno, significa anche un servizio in meno, questo tema dei servizi ai cittadini poi lo riprendo anche così, provando a indicare qualche percorso di miglioramento che abbiamo in mente di sviluppare in questi mesi, e ovviamente grande impatto generato sull'economia di prossimità dallo sviluppo della crescita dell'e-commerce e del delivery generale, della consegna a domicilio. Che cosa comporta tutto questo? Abbiamo sotto gli occhi, ingenerosamente abbiamo messo una foto di Roma, ma sono foto che potremmo scattare, tutta questa è molto evocativa perché c'è un landmark piuttosto conosciuto, ma potremmo scattarle ovunque nelle nostre città, che fanno fatica a inseguire le masse di turisti, di city users, di persone che utilizzano la città a vario titolo, che non sempre spesso non sono residenti e di conseguenza generano conflitto con i residenti. Ci sono, diciamo, c'è una condensazione di popolazione che non rispecchia in nessun modo la pianificazione urbanistica, la programmazione dei servizi, che ancora una volta insegue il cambiamento, ma fa grande fatica ad anticiparlo. Questo genera le cronache quotidiane, no? quando diventa così di mainstream, si rischia, no, che i temi si annacquino un po' e si perda un po' di senso. La questione abitativa, che è una questione che tutti quanti voi presidiate in un modo o nell'altro,
per interesse professionale, accademico, ma che ci portiamo dietro da più di 30 anni e che puntualmente, non dire, sembra ogni volta ripartire da zero, magari con qualche narrazione un po' diversa, ma che nella sostanza è basata sulla difficoltà del reperimento di case di affordable houses. Il tema ovviamente dei trasporti lo conosciamo molto bene e non ultimo, anzi drammaticamente attuale, quello dell'impatto del cambiamento climatico sugli stili di vita. Quello che è successo oggi in Romagna ha riportato un tema che ha riportato un'attenzione che ovviamente per il mondo confederale è sempre altissima, che è quella del piano strada, dei piani terra, dove ovviamente si svolge la gran parte delle attività economiche che noi rappresentiamo e che ho letto, no, in questi giorni dopo la tragedia della Romagna, ci dovremo abituare a non vivere al primo piano, che è una cosa che ovviamente non si può neppure sentire, perché immaginarsi un mondo di palafitte, capite anche voi che se non fosse un momento così tragico farebbe sorridere. A questo si accompagna, vado davvero velocissimo, una serie di evoluzioni, di tendenze nel mondo del commercio, nel mondo dei servizi del terziario di mercato, alle quali tendenze dobbiamo guardare con attenzione, con interesse, che sono fenomeni che anche questi non governeremo, che rischiamo un po' di subire, perché sono fenomeni globali nella maggior parte dei casi, sono fenomeni che rispondono ad interessi a volte addirittura contrastati con interessi nazionali, che vengono da poteri che sono economici, che conosciamo, che oggi, come dire, se la giocano con addirittura gli stati di nazione. E parlo appunto dello sviluppo dei servizi, come dire, personalizzati, della domanda personalizzata di servizi e di beni, e parlo anche di quegli aspetti, se volete, più positivi, che ci fanno un po' meglio sperare, che sono il più delle volte l'attenzione soprattutto delle popolazioni più giovani, che è una maggior consapevolezza nei consumi, una maggiore attenzione ai fattori ambientali e, come dire, anche un cambiamento, una evoluzione di quello che sembrava un fenomeno inarrestabile, cioè lo spostamento della sede, degli acquisti, dello shopping dai centri storici, dalle città, dalla città diciamo consolidata verso i grandi contenitori, i centri commerciali ai bordi della città, che è un fenomeno che è finito, possiamo dire tranquillamente, che negli Stati Uniti, come dire, che dove le cose accadono spesso prima, ha già dimostrato, come dire, una fortissima controtendenza e delle diseconomie molto importanti e che noi dobbiamo oggi considerare avendo il vantaggio di poter guardare agli esempi di altri paesi. Che cosa pensiamo di fare? Innanzitutto ripartire un po' dai fondamentali, nel senso che questa concentrazione, se volete, questa attenzione che abbiamo dato tutti quanti, e parlo anche appunto rispetto all'esperienza che ho avuto, che ho condiviso professionale con tanti sindaci, con tanti amministratori, assessori, di attenzione nella fase di programmazione, non di pianificazione urbanistica, ma di programmazione dei servizi, programmazione magari micro pianificazione degli spazi pubblici, attenzione data alla cittadinanza attiva come concetto che condividiamo tutti essere estremamente positivo, ma che non può invece, come dire, annullare e nascondere quella che è la rappresentanza istituzionale dei soggetti che agiscono sulla città. Ovviamente io parlo per i soggetti economici, parlo per le economie di prossimità, che però, torno alla partenza, sono un elemento fondativo dell'essere città. E allora, quali sono questi elementi semplici ma secondo noi da richiamare?
Beh, questi soggetti devono essere, quindi devono essere partecipi per la loro natura, ma non, come dire, fingersi cittadini. Quello a cui abbiamo assistito, che stiamo assistendo, e lo dico come testimone, avendo assistito a tanti percorsi di ascolto partecipato, di ingaggio della cittadinanza civica, di ascolto di movimenti, eccetera. Allora mi è capitato di incontrare imprenditori, persone, soggetti qualificati per la loro attività economica, che si spogliavano di quelle identità per chiedere udienza, essere rappresentati come cittadini, facendo perdere il valore, quello della, appunto della rappresentanza, e un tema fondativo iniziale, quello del lavoro nella città, dal quale non possiamo assolutamente prescindere. Così come io credo non possiamo prescindere dal ruolo sociale delle attività economiche nello sviluppo di comunità. Un negozio, so sentiremo tra poco la testimonianza da Bari di Roberto Collo, un negozio non è solo un negozio. Un negozio è una luce sulla strada, è un luogo di presidio dello spazio pubblico, è un luogo di servizi che possono anche essere servizi, lo sono sicuramente per loro natura, anche come dire nel taglio più privatistico imprenditoriale, ma possono anche essere incrementati e arricchiti con servizi di utilità pubblica, con servizi pubblici. E questa dimensione, vuol dire, non può essere dimenticata nel momento in cui questi interessi vengono rappresentati anche in modo, come dire, conflittuale con gli interessi della cittadinanza. Ovviamente tutte queste dimensioni, scusate, accelero, giusto per richiamare quello che il percorso che è in atto, hanno un risvolto sulla dimensione imprenditoriale lavorativa, chiudo velocissimo, e del valore della città. Uno strumento su cui stiamo lavorando, non dirò nulla perché poi c'è Giovanni Fontana, che approfitto per ringraziare la sua disponibilità, che racconterà l'esperienza di Brescia, e richiamo soltanto il lavoro che è in corso questo progetto CITIS, che è un acronimo che sta per Città e Terziario, Innovazione, Economia e Socialità, Innovazione, Economia e Socialità. Abbiamo richiamato questo elemento della socialità come determinante della qualità di vita della comunità. Stiamo facendo un lavoro con 12 città di sperimentazione sul campo delle diverse questioni. Milano, Parma, lavoriamo sullo spazio pubblico. A Parma un progetto che guarda proprio agli sfitti, cioè alle vetrine buie, riqualificando e anche ripensando a un modello economico che va oltre il commercio tradizionale, perché l'idea non è quella di rianimare attività che sappiamo non torneranno più dentro la città, e quindi dobbiamo davvero pensare a qualcosa di nuovo, così come dobbiamo pensare a qualcosa di nuovo sull'abitazione, e qui lavoriamo sulla Silver Co-Housing, insomma, nomi che nell'Accademia conoscete bene, ma che significano imparare a dare una dimensione nuova all'abitazione coinvolgendo i servizi e riportando protagonismo al piano strada. Ma diciamo, salto tutti gli altri temi, la mobilità, il turismo, che mi muovi da politiche della notte, e dire che cosa ci aspettiamo. Ci aspettiamo sicuramente di migliorare un po', di qualificare un po' una rappresentanza dialogante con gli enti locali, dialogante con il territorio, fare rete al nostro interno e sviluppare un sistema di competenze. Su questo stiamo facendo un corso con il Politecnico di Milano. Approfitto per ringraziare il professor Manzini, che ha partecipato ad una bellissima relazione, e un corso, lo dico, testimonio questo fatto, perché sta riscuotendo un grande interesse tra i colleghi nei territori, nelle categorie, perché c'è consapevolezza che è necessario saper fare diverse cose, avere un approccio multidisciplinare, e mi fa molto piacere che anche stamattina mettiamo insieme diversi punti di vista, diverse visioni, perché se penso appunto un arroccamento troppo forte sulla dimensione solo giuridico-amministrativa, ad esempio, perché penso a quelli che sono tipicamente i servizi
della rete associativa, giuridica amministrativa, delle questioni edilizie piuttosto che delle questioni raramente urbanistiche, non consente invece di, non dico governare, ma partecipare al governo della città. Grazie. Grazie Paolo. Perfettamente, adesso ascoltiamo Maurizio Veloce, che rappresenta proprio quell'istituzione competente per il loro territorio, non solo certo sotto un profilo amministrativo, ma sotto un profilo politico di programmazione e di pianificazione. Quindi Maurizio Veloce, assessore dell'urbanistica di Roma Capitale, l'ultima relazione di posizionamento, diciamo, della sezione. Maurizio, grazie. Grazie. Sì. Grazie a voi, ovviamente grazie al professor Barbieri e agli altri ospiti intervenuti. Ma guardate, io vorrei affrontare due temi fondamentali che sono stati posti, cioè il tema di come appunto il concetto della città della prossimità, quindi della anticittà dei 15 minuti, di cui il sindaco Gualtieri, in particolare la nostra amministrazione, ha voluto in qualche modo mutuare uno degli obiettivi programmatici della nostra azione di governo, in relazione ovviamente alla pianificazione urbanistica, e l'altro tema è come tutto questo possa essere realizzato in rapporto appunto al profilo istituzionale che noi dobbiamo immaginare per le nostre città e in particolare ovviamente per la capitale d'Italia. Ma io rispetto alle tematiche affrontate non posso che essere profondamente d'accordo su il punto fondamentale che ha posto Barbieri, cioè il fatto ovviamente che la città dei 15 minuti, che è un tema noto da moltissimi anni, insomma, nella cultura della pianificazione, che è stato oggetto di numerose ricerche, di numerosi studi, con approcci provenienti anche da diverse, insomma, discipline, però pone un tema, cioè come realizzare la città dei 15 minuti e in che rapporto la città dei 15 minuti deve essere rispetto a una pianificazione strategica e un progetto strutturale, strategico generale della città. Perché il rischio è che l'idea di una città dei 15 minuti avulsa da una visione strategica complessiva, organica e omogenea possa trasformarsi nell'esatto opposto degli obiettivi che si è proposta, cioè in una città appunto che invece di favorire una migliore qualità della vita, una migliore disposizione dei servizi, una prossimità dei servizi fondamentali della cittadinanza e quindi appunto migliorare materialmente la vita dei cittadini e quindi favorire ovviamente anche la maggiore capacità delle città di affrontare i temi della transizione ecologica, del cambiamento climatico, degli aspetti di mitigazione e di adattamento, diventi invece una città recinto, una città ghetto, una città che aumenti e non diminuisca invece le opportunità per chi ci vive e soprattutto che non renda una città unica, ma tanti piccoli borghi divisi, diversi, in cui purtroppo in alcuni casi magari si può vivere bene, in altri casi si vive male. E io dico questo perché, bene o male, una città di questo genere già esiste, già esistita, per esempio a Roma. Cioè Roma è una città che, quando non è stata governata da una strategia appunto pianificatoria di governo, pensate alla città spontanea, che è, diciamo, un pezzo fondamentale purtroppo dell'eticità che ha la città di Roma, soprattutto nelle sue periferie, quindi la città dell'abusivismo, prima l'abusivismo di necessità, poi l'abusivismo, diciamo, non più di necessità, ma di, diciamo, arricchimento di quello che il tempo era stato il sottoproletario urbano, che poi era diventata parte attiva della città, che si voleva giustamente anche in qualche modo evolvere dal punto di vista sociale, di ceto, e che quindi ha continuato a utilizzare il territorio in modo spontaneo. Beh, quelli sono dei micro quartieri che però sono esattamente il contrario dell'idea di una città dei 15 minuti che sia funzionale, che sia omogenea, che abbia servizi, perché in realtà sono dei quartieri
totalmente isolati da una rete del trasporto e di infrastrutture che non presentano servizi, se non i servizi basilari, ma in alcuni casi neppure quelli, e oggi costituiscono quindi quella disastro dello sprolurbano di Roma, quindi con una bassissima densità di popolazione, con un'assenza di servizi, con un'assenza di infrastrutture, e che costituiscono per molti, soprattutto per chi non si può permettere privatamente di poter uscire da questo letto, appunto un recinto invalicabile. Quindi, ecco, noi abbiamo un esempio negativo, diciamo, di una città di questo genere. La città della prossimità è esattamente il contrario di tutto questo, è una città invece che riesce a trovare al suo interno degli stili di vita, degli spazi, dei servizi che possono garantire appunto una raggiungibilità in termini, diciamo, 15 minuti, modulare, Carlo Moreno ci spiegherà bene, ci ha spiegato in più occasioni, però tutto questo va costruito e per costruirlo serve un piano. Serve una visione strategica, serve una visione che ovviamente definisca dove le funzioni e i servizi diffusi ci sono, e questo può essere delegato ovviamente ai territori, quindi alle municipalità, poi ci arrivo, ma poi serve anche una visione strategica che definisca la disposizione delle funzioni d'area, le funzioni appunto strategiche, e soprattutto, questo è il tema fondamentale di Roma, i nodi infrastrutturali della città. Perché se noi non affrontiamo da questo punto di vista, ve lo dico per Roma, perché da questo punto di vista è molto più indietro di tante altre capitali, i 15 municipi che poi sono, diciamo, le 155 zone urbanistiche, che poi sono, come ha fatto bene Catacci, 288 quartieri, 310 quartieri, chiamiamoli come vogliamo, ma sono appunto delle micro città che non sono città, che sono degli spazi più o meno urbani, talvolta nemmeno pubblici, perché la maggior parte degli esteri sono ancora aree private, e che appunto non riescono a interfacciarsi con la città. Quindi questo è fondamentale. Il piano regolatore di Roma, se posso mettere un pochino le mani nel piatto, ha immaginato e ha tentato di affrontare, io penso, anche in modo, diciamo, modo anche strategico, in modo anche visionario in parte, questo tema, anche quando ha immaginato di pensare a questa città policentrica con l'idea appunto della definizione delle centralità urbane, delle centralità metropolitane, quindi diverse scale, diciamo, di città che potessero costituire dei centri. Purtroppo uno dei temi fondamentali è che questo piano era un piano che prevedeva due grandi forze. Una era la capacità, diciamo, dell'investimento, di investimenti pubblici forti e di un pubblico che avesse una grande capacità strategica e attuativa. Dall'altra, una grande capacità virtuosa del mondo invece privato, con l'idea che soprattutto attraverso il contributo straordinario, attraverso, diciamo, la ristrutturazione urbanistica delle periferie operata per mano, diciamo, di una pianificazione ampia pubblico-privata, si potesse andare a risolvere i problemi strutturali della città. Tutto questo non è avvenuto e quindi oggi dobbiamo ripensare tutto questo. In più c'è un tema infrastrutturale che ancora oggi fatica nella città ad affermarsi, anche perché al di là dei dati burocratici il tema infrastrutturale in una città come Roma è un tema molto complesso da creare, sia per quanto riguarda gli investimenti sia per quanto riguarda la sostenibilità e mantenibilità degli stessi investimenti. Banalmente si parla, si confronta ovviamente Roma con tante altre città internazionali, per esempio per quanto riguarda la rete del trasporto su ferro e di metropolitana, è del tutto evidente che noi abbiamo grandissime difficoltà ancora a completare la metro C, adesso lo stiamo facendo, stiamo accelerando, avremo Colosseo, avremo Venezia, eccetera, ma c'è un tema di fondo che oggi la metro C è difficilmente sostenibile dal punto di vista del carico, quindi dal punto di vista economico. La metro C viaggia vuota e questo porta poi a una complessità, per esempio, sulle frequenze. La metro C non sono frequenze metropolitane, sono più frequenze di un treno
diciamo, in 30, 12 minuti, 15 minuti. Quindi c'è una grande complessità, ma questa complessità dimostra quanto è essenziale e fondamentale il ruolo della, di una strategia e di un progetto strutturale e strategico che deve e quindi si deve mantenere anche e soprattutto rispetto a questa idea della prossimità e di questo policentrismo. Ed è tutto evidente che questo presuppone anche una capacità ovviamente di governo della città. Noi abbiamo provato a immaginare, diciamo, una prima progettualità legata appunto a dei progetti sperimentali di costruzione, diciamo, dei prototipi della città dei 15 minuti, li vedete in qualche modo in anteprima qui, abbiamo chiamato dei professionisti di tutto il mondo, gli abbiamo chiesto di aiutarci a costruire questi prototipi, individuando alcune parti della città, una per ogni municipio, insieme ai municipi, dando delle linee guida comuni, cercando appunto di costruire insieme un percorso non frammentario ma omogeneo, per esempio, soprattutto rispetto a tutti i temi che sono stati prima citati, della sostenibilità ambientale, del contrasto al cambiamento climatico, quindi lo studio delle acque, lo studio del sorgimento, lo studio delle isole di calore, lo studio del consumo di suolo, lo studio delle impermeabilizzazioni che dobbiamo andare a individuare, quindi cercando di costruire anche un abaco di soluzioni omogenee per questa città. Il ruolo delle istituzioni è un ruolo fondamentale, perché noi anche su questo dobbiamo riflettere, anche in modo retrospettivo, in modo critico, rispetto al concetto di partecipazione e di coinvolgimento della cittadinanza attiva, che è fondamentale, ma che non è sostitutivo delle istituzioni, ed è fondamentale nella misura in cui la partecipazione non è una partecipazione oligarchica di chi conosce o di chi ha un interesse diretto o di chi ha una, diciamo, magari anche cultura diretta di un certo territorio o di una certa tematica che gli consente di partecipare, ma quando la partecipazione è una partecipazione diffusa, dico banalmente, se noi immaginiamo una trasformazione all'interno di un quartiere di 50.000 persone e la partecipazione è fatta da 12 persone che si riuniscono in una riunione fatta magari e convocata dall'assessorato urbanistica, c'è qualcosa che non funziona, o è l'istituzione che non riesce a far partecipare le persone, o sono le istituzioni locali che non riescono a coinvolgere la cittadinanza, oppure c'è un problema. E quelle 12 persone sono rappresentative? Possiamo delegare a quelle 12 persone, diciamo, l'idea che ci sia stata una partecipazione e un coinvolgimento della città? Quando si parla del libro sulla ZTL ci sono 110.000 firme di domani che non partecipano ma che si oppongono, diciamo, in qualche modo. Allora noi dobbiamo far capire che le trasformazioni della città riguardano la vita di tutti i giorni delle persone, e quindi non è che le persone non vogliono partecipare, che le persone molto probabilmente sono escluse da questi processi partecipativi perché ci sono delle barriere all'ingresso, barriere anche nelle modalità attraverso le quali la trasformazione urbana cala dentro i quartieri e dentro le istituzioni. E quindi è fondamentale rianimare le istituzioni, prima che i processi partecipativi, le istituzioni di base. Perché pensate ai municipi di Roma: i municipi di Roma nascono da vecchie circoscrizioni, nascono con un'idea, non quella di decentrare, ma quella di far partecipare, diciamo, il popolo, le persone, alle trasformazioni urbane della città. È evidente che tutto questo si deve rianimare, perché appunto ad oggi non è così. Penso però, sul profilo istituzionale e urbanistico, che noi dobbiamo fare delle scelte. Io penso, lo dico, che il Comune di Roma è troppo grande e troppo piccolo per governare la complessità e la particolarità di questa grande città. È troppo grande per scegliere, per decidere, per riuscire a coinvolgere il territorio nelle scelte di prossimità, nelle scelte più particolari, nel come costruire, diciamo, un centro di quartiere, nel come, nel dove posizionare un servizio pubblico locale. È troppo grande, non ha la complessità. Noi non avremmo mai potuto fare questi masterclass se non ci fosse stato un rapporto diretto con il municipio.
perché quando il progettista, quando l'assessore urbanista, quando l'assessore alla mobilità immaginava di trasformare il Barco San Paolo o una parte di Trastevere in un certo modo, ti guardava il municipio, strabuzzava gli occhi e diceva: ma tu sei pazzo, ma tu non sai qual è, perché giustamente, perché c'è una totale ordine di grandezza, di consapevolezza e di differenza tra quello che può pensare una persona che sta in Campidoglio e quello che vive tutti i giorni quel quartiere. Quindi è fondamentale il ruolo del municipio, quindi Roma Capitale è troppo grande per gestire quel livello di pianificazione e di attuazione, ma è troppo piccola per gestire invece i grandi nodi infrastrutturali e strategici della città. Perché? Basta fare due esempi, perché l'aeroporto di Roma sta fuori dal comune di Roma, perché il porto più importante di Roma sta fuori dal comune di Roma, e quindi forse noi dovremmo ragionare in modo anche qui un pochino autocritico rispetto a come noi abbiamo liquidato in modo assolutamente speditivo le province, e come noi non le abbiamo sostituite in alcun modo, perché insomma la città metropolitana è un ibrido, è qualcosa che funziona o non funziona, e forse noi dovremmo immaginare che il comune di Roma dovrebbe, appunto perché è troppo grande e troppo piccolo, essere sciolto, le sue funzioni essere assunte a livello metropolitano, immaginare se quella conformazione di una città metropolitana è sufficiente, è forse troppo estesa, perché forse IEM magari non ha molto a che fare con Roma, ma è quello il livello su cui bisogna immaginare lo sviluppo di una città, la competizione di una città con le altre grandi capitali, Gran Paris, per esempio. Allora noi dovremmo forse immaginare una grande Roma che è appunto, che coincide o comunque sia sicuramente estende i confini del comune di Roma, e poi dei comuni urbani che coincidono con i municipi di Roma, perché c'è una grande differenza tra i nostri immagini di Parigi e i nostri municipi, tanto che quel piano visionario che dava, per esempio, il piano regolatore di Roma tantissime funzioni, tantissimi poteri ai municipi, banalmente per avviare i progetti di ristrutturazione urbanistica e programmi integrati, purtroppo poi quei municipi non sono stati messi nelle condizioni per svolgere la funzione. Quindi dal punto di vista istituzionale, secondo me la vera riforma è appunto riuscire a dare alla prossimità dei territori quelle funzioni, quelle risorse, quella capacità programmatoria che oggi non hanno questi municipi, e dare all'area metropolitana questa capacità pianificatoria a livello strategico e strutturale che invece ad oggi non viene data e che Roma Capitale non può permettersi. Infine, e ho chiuso davvero perché sono stato lungo, io penso che l'altro tema che noi dobbiamo porci rispetto ai temi dell'economia è come è cambiata, diciamo, e come cambierà la rivoluzione, già c'è, già in atto, di un'economia della prossimità rispetto al tema dell'e-commerce. Cioè noi non possiamo pensare di riuscire a salvaguardare alcune realtà che purtroppo, diciamo, io penso ciascuno di noi, nel 90% dei casi, quando deve, diciamo, acquistare un oggetto o qualcosa, la prima cosa che fa va su internet e non va in un negozio. E quando va in un negozio, non lo faccio, però va a vedere la cosa, a toccarla, a provarla, poi va a casa e se la va a comprare, diciamo, su internet, perché magari costa di meno. Allora noi su questo dobbiamo capire come, diciamo, riusciamo a dare un'idea diversa da inserire all'interno della logica della prossimità a questa rivoluzione che purtroppo c'è, che non sfavorisce i produttori. Oggi che cosa sta accadendo all'interno delle città, soprattutto nei centri storici? Stanno aprendo i produttori, sta aprendo il produttore che dice: guarda, io ti faccio, perché diventa esperienziale quell'ingresso in quel negozio, guardi l'oggetto, lo tocchi, lo provi, poi lui è contento e te ne va, dove è comprato mi ripari, perché tanto lo produco io, quindi io comunque ho un vantaggio. Ma il piccolo commercio, l'intermediazione, è molto molto di sofferenza, e la forse la prossimità ci può in parte aiutare,
creando esperienze di prossimità che possono aiutare anche un'economia locale. Banalmente, il Pigneto con quella pedonalizzazione ha creato tanto casino, lo capisco, però ha creato anche un'economia locale decentrata che fino, diciamo, a prima di quella pedonalizzazione si immaginava potesse essere limitata soltanto al centro storico di Roma. Anche da questo punto di vista forse l'idea di una città della prossimità anche in questo senso può aiutare a dare un'alternativa anche in termini in parte economici alle evoluzioni che purtroppo sono sotto gli occhi di tutti e che io credo non potranno essere fermate molto presto. Grazie. Grazie, ministro De Rossi, assessore, è importante quello che ci hai offerto, la tua riflessione, è anche interessante questo spunto della città troppo piccola e troppo grande allo stesso tempo. Torneremo, insomma, ci interessa anche molto come strutturazione urbanistica. Grazie davvero. Allora, a questo punto abbiamo finito le relazioni, diciamo, di inquadramento, di posizionamento della nostra sessione. Possiamo cominciare con gli interventi programmati. Se è collegato con noi Roberto Covolo, come credo, controlliamo. Sì, comincerei proprio da Roberto Covolo. Roberto Covolo è un economista urbano, comunque opera, poi si presenterà lui stesso, opera a Bari, comune di Bari, attorno ad un progetto di economia della rigenerazione che porta come slogan efficace, un negozio non è un negozio, e quindi cominciamo quasi con un caso che ci viene raccontato da Bari, da Roberto Covolo. Roberto, se ci sei, parti. Salve, salve, buongiorno. Gli interventi programmati sono di 10 minuti. Mi sentite? Sì, molto bene, Roberto. Ok, io sono solo della mia voce da voi. Così va meglio? Proviamo. No, perché sento la mia voce che entra nelle cuffie. Qui dovreste spegnere i vostri microfoni. Spegniamo tutti allora. Ok. Ok, adesso. No, dovete spegnere i microfoni. Ok, adesso va bene. Non li riaccendete, ok. Va bene, buongiorno a tutti, grazie mille di questo invito dall'organizzazione e anche a Paolo Testa, insomma, che ha mediato questa nostra mattinata, i rapporti con l'amministrazione comunale di Bari che rappresento. Io mi chiamo Roberto Covolo e dirigo le politiche di economia urbana del comune di Bari, che sono strutturate all'interno di un programma che si chiama Di Bari a sostegno della economia di prossimità della città. Da un paio di anni l'amministrazione comunale ha inteso dotarsi di un programma specifico che provi ad affrontare attraverso
parlerà. Chi non è chiamato? Ok, facciamo così allora. Sei d'accordo, Giovanni? Tita? Sei? Covolo? Sì, adesso sì, di nuovo. Non so dove vi siete fermati. No, è come se fosse mancata la rete tua, direi. Però avanti. Dico, non so a che punto, diciamo, è saltata la voce. Avevi appena iniziato. Ok. Quindi dicevo, il Comune di Bari ha inteso dotarsi di un programma di sostegno all'economia urbana attraverso cui considerare i commercianti della città, i piccoli negozi, gli esercizi di vicinato non solo luoghi di vendita di beni e servizi, ma veri e propri attori urbani in grado di contribuire alla costruzione del capitale sociale, del capitale di sicurezza, di vivibilità della città. All'interno di questo piano, che abbiamo finanziato attraverso diversi fondi a cui la città di Bari ha accesso, tra cui il PON Metro, diciamo che è la misura principale che abbiamo dedicato alla sperimentazione di diverse misure, c'è la misura appunto che è stata citata in apertura, che si chiama Un negozio non è solo un negozio, è una misura di aiuto che abbiamo rivolto ai commercianti della città sulla base di un ragionamento molto semplice. Il Comune di Bari aiuta i commercianti della città ad affrontare la crisi strutturale e la stagione post-pandemica attraverso contributi a fondo perduto per finanziare progetti di investimento commerciale, per cui ristrutturazioni, nuovi allestimenti, approcci al digitale, cure e manutenzione dello spazio pubblico, investimenti in comunicazione e così via, ma chiedendo ai commercianti della città di stringere un patto, cioè di reciprocare questo investimento a fondo perduto, contribuendo a costruire un palinsesto di iniziative, attività, eventi, servizi che possano aiutare l'amministrazione comunale a fare un passo avanti all'intera comunità. Abbiamo utilizzato il paradigma tipico dell'economia civile, per cui utilizziamo le leve del mercato, ma non semplicemente per aumentare il profitto dell'imprenditore, ma per aumentare il valore pubblico, il valore sociale della presenza di un'attività commerciale all'interno di una strada, di una piazza e di un quartiere. Su questa misura il Comune di Bari finora ha investito 4 milioni di euro, altri 2 milioni e mezzo sono in programmazione e saranno oggetto di un nuovo bando che partirà nel corso del mese di giugno. Con la prima edizione di questa misura abbiamo finanziato circa un centinaio di attività commerciali in città, in tutti i quartieri della città, dal centro alla periferia, provando appunto a valorizzare il ruolo sociale, culturale, territoriale di un'attività commerciale all'interno del proprio contesto. E dentro, diciamo, questa iniziativa c'è di tutto, perché come se avessimo in qualche maniera stappato la creatività dei commercianti della città, non considerandoli appunto esclusivamente degli attori economici, ma come degli attori urbani. E per cui un negozio di motociclette che ha chiesto al Comune di intervenire per migliorare l'efficientamento energetico del proprio negozio, la propria sicurezza attraverso la sostituzione delle vetrine, si è impegnato in cambio a organizzare corsi per la sicurezza stradale e la guida sicura dei neopatentati. È una libreria di quartiere che ha diversificato la propria offerta ristrutturando la superficie di vendita per creare un nuovo spazio per l'editoria rivolta agli adolescenti, ha costruito un progetto in collaborazione con le scuole del territorio per formare alla nuova letteratura gli insegnanti di quelle scuole, organizzando un festival di letteratura per l'adolescenza all'interno dello spazio pubblico. Una pizzeria in un quartiere di periferia ha cambiato il proprio forno, quindi fatto un investimento nelle proprie attrezzature e in cambio ha restituito in collaborazione con una parrocchia del quartiere un corso per pizzaioli, per ragazzi che hanno più difficoltà ad accedere al mercato del lavoro. Ecco, questo è un po' lo schema di gioco che in questo momento stiamo portando avanti, nel senso che tutti i progetti saranno avviati in questa prima fase entro la fine di giugno e poi partiremo con una nuova misura. Accanto, diciamo, a questa misura di aiuto che abbiamo cercato di costruire anche con
un design semplice, un linguaggio accessibile da parte dei commercianti senza far ricorso ai... Mi sentite? Sì, ma accendi la telecamera così ti vediamo anche. Tutti è accesa. È accesa. Ci vai accesa. Ecco, diciamo, accanto a questa misura, che è una misura di aiuto che abbiamo provato a costruire anche in maniera accessibile dei commercianti, senza dover per forza ricorrere ai consulenti, agli esperti della finanza agevolata, cercando di favorire il protagonismo, anche la presa di parola dei commercianti attraverso attività di accompagnamento e di coprogettazione che come amministrazione pubblica abbiamo messo in campo per abbassare la soglia di accesso alla misura e renderla disponibile a quante più attività commerciali possibili, stiamo anche lavorando in una logica di networking, provando a mettere insieme, sia secondo una logica territoriale, per cui commercianti che insistono nella stessa strada, nello stesso quartiere, ma anche secondo una logica di filiera, quindi commercianti che agiscono all'interno dello stesso ambito merceologico, che hanno, come dire, delle interessenze, degli interessi convergenti tra di loro, sia attraverso degli eventi pubblici. Abbiamo organizzato un camp, l'abbiamo chiamato Commercio Prossimo, attraverso cui abbiamo cercato di dare voce alla nuova scena commerciale della città che sta provando a interpretare la crisi del piccolo commercio attraverso la lente dell'innovazione, della prossimità, della partecipazione, del collegamento tra attività commerciale e comunità dei territori, e sia poi attraverso attività laboratoriali che portiamo avanti per fare in modo che i commercianti si abituino all'idea di ragionare come attori nello spazio pubblico, non solo rivendicando rispetto all'autorizzazione per l'utilizzo dello spazio pubblico, i problemi che riguardano il parcheggio o la richiesta di una licenza, di un'autorizzazione, ma come veri e propri attori progettuali che sono in grado di aiutare l'amministrazione pubblica a pensare l'economia della prossimità come un elemento indispensabile per fare in modo che la città sia più attrattiva e più vitale. Alla luce di questa sperimentazione, cioè alla luce del bando Un negozio non è solo un negozio, l'amministrazione comunale sta programmando in questo momento una serie di altre misure che vedranno il via nel corso, diciamo, delle prossime settimane, dei prossimi mesi, con la programmazione del nuovo PONMETRO. E una si chiamerà Impresa Prossima, che vuole provare ad adottare lo stesso approccio, diciamo, di scambio, di reciprocità tra comunità e comunità dei commercianti nelle nuove aperture, per cui faremo un bando destinato alle nuove aperture commerciali, soprattutto nei quartieri dove è minore la densità di persone, beni e servizi, per l'apertura di nuove attività commerciali ispirate all'approccio di Un negozio non è solo un negozio. E poi una misura specifica sull'artigianato che si chiamerà Bari Artigiana, per finanziare l'apertura di botteghe artigiane, spazi espositivi, showroom, laboratori per imprenditori artigiani, per imprese artigiane di tutta l'area metropolitana che decidono di venirsi a localizzare nel contesto della città vecchia di Bari, per diversificare la base commerciale della città vecchia, provare a equilibrare i processi di turistificazione che in questo momento, diciamo, di grande hype di Bari dal punto di vista dei flussi turistici, rischiano di omogeneizzare l'offerta commerciale della città vecchia, ma provando anche in questo senso a diversificarle e offrire un'opportunità ulteriore a una particolare categoria di commercianti della città alla quale teniamo molto, che è appunto quella degli artigiani. E, questa misura, ovviamente, diciamo, questo programma di sostegno alle attività commerciali cerca di andare a braccetto con una serie di altre misure che l'amministrazione comunale ha messo in campo in questi anni, che riguardano la rigenerazione urbana, per cui la rigenerazione dei quartieri, soprattutto delle periferie, e la programmazione culturale, la programmazione del welfare. Nel senso che crediamo che un'amministrazione che vuole provare a incidere sui processi di sviluppo locale, non solo a governare, come dire, col pilota automatico i processi economici che in un contesto urbano si innescano, deve provare a ragionare in maniera integrata, per cui riuscire a tenere insieme commercianti, operatori culturali, operatori del welfare, e dinamiche della trasformazione spaziale della città, e per cui in questa maniera stiamo provando ad andare avanti. Vi ringrazio di questa opportunità. Per tutte le informazioni sul programma www.dibari.it, che è la piattaforma in cui è possibile accedere a tutte le informazioni sul programma, sulle misure in corso e su quelle che stiamo programmando, e leggere le schede di tutti i progetti finanziati che rappresentano la nuova scena commerciale che stiamo provando a incoraggiare a Bari.
Grazie a tutti. Grazie Roberto. Ti faccio una domanda solo una mia curiosità, credo anche possa essere condivisa dalla sala. Questo interessantissimo programma del Comune di Bari, ma funziona, come dire, adesso sono brusco, a sportello, cioè si fanno avanti le attività o in qualche modo il Comune, lo dico in modo sbagliato, esce lui sul territorio e va a suscitare laddove servono magari di più? Immagino Bari con tutte le città, non sono tutte uguali. Ecco, c'è un'azione di programmazione di risorse, ma anche attiva, di attivazione del Comune o è a sportello? Solo per capire, è molto interessante. Allora, le misure sono a sportello, nel senso che sono concepite attraverso... Se puoi chiudere il microfono. Sì, sì. Le misure sono a sportello, nel senso che dal punto di vista amministrativo c'è uno sportello sempre attivo dove è possibile candidare delle progettualità e c'è un gruppo di lavoro che fa attività di sportello, orientamento, accompagnamento alla progettazione. Dal punto di vista del design della politica ci ispiriamo alla logica della coproduzione, per cui per esempio nella fase di pubblicazione dell'avvio chiediamo ai commercianti di organizzare presentazione dell'avviso pubblico nei loro negozi invitando i loro vicini di Saracinesca. Questo perché, come dire, una cosa è presentare il bando o l'opportunità in conferenza stampa a Palazzo di Città, una cosa è promuovere un programma che abbiamo messo in campo di oltre un centinaio di presentazioni coorganizzate con i negozianti della città di Bari. E tutto il programma, ripeto, è ispirato all'idea di non concepire i commercianti come beneficiari di un finanziamento, ma come coproduttori di una politica che punta a sostenere una scena. E per cui in questa logica, come dire, agiamo per incoraggiare e rafforzare una comunità di commercianti attivi che prova a costruire un'alternativa alle logiche estrattive che sono proprie della grande distribuzione organizzata e del commercio elettronico e delle piattaforme. Grazie molte, grazie per te. Allora, grazie a voi, buona continuazione e buon lavoro. Grazie. Secondo intervento ce lo offre Giovanni Vetritto, in qualche modo parlo lo Stato, nel senso che lui è direttore generale presso la presidenza del Consiglio, quindi parlo del governo, in qualche modo. Quindi da quel punto di vista quello che stiamo dicendo, quello che stiamo trattando nella biennale in questa sessione, come rimbalza, diciamo, in che modo si rapporta alle politiche urbane, che è un tema anche nazionale, non solo di città. Grazie. Grazie dell'invito, non essendo un tecnico ma un funzionario di carriera, naturalmente queste occasioni per me sono estremamente preziose. Sono un funzionario di carriera che da sempre si occupa del tema delle politiche urbane. Nel mio passato, diciamo, la colpa di essere stato anche la persona che ha scritto la famosa norma che ha istituito un comitato di ministri per le politiche urbane, il famoso CIPU, che i governi continuano a non riunire, ma che in realtà, appunto, per volontà del governo Monti esiste. Lino guarda con grande interesse. Organizzare, infatti, alcuni anni fa, quando era presidente della Silvia Viviani, organizzavo anche una cosa proprio fra le mura di Palazzo Chigi per cercare di fare un po' di elettroshock ai nostri ministri e sottosegretari. Lino è ovviamente un punto di riferimento straordinario per chi dentro l'amministrazione cerca di sollecitare queste che sono politiche, come dicono quelli bravi, di mainstreaming, ossia non è una politica che si aggiunge alle altre. È una politica che taglia trasversalmente tutte le altre, fai politiche urbane perché fai politiche dei trasporti, politiche della formazione, politiche della scuola, politiche del sociale, e allora ecco che serve che tutti i ministri responsabili dei grandi verticali amministrativi, che per tradizione italiana tendono a parlarsi pochissimo e male, siano costretti a coordinarsi intorno a un disegno che risponda alla domanda cosa vogliamo che siano queste nostre città da qui a 10 anni, da qui a 15 anni. Questo è un po' il compito che mi sono dato, non parlo quindi, come dire, in quanto espressione del governo del momento, ma in quanto funzionario di carriera che cerca, al cambiare dei governi, mantenere fissa un punto di attenzione rispetto a queste prospettive.
Naturalmente anche io e i miei collaboratori ci stiamo interessando moltissimo a quello che è il tema che ci interessa stamattina, che è il tema della città dei 15 minuti, diciamo, del tema della prossimità sulle città. E ne abbiamo riflettuto, abbiamo letto, abbiamo cominciato a parlarne anche nella prospettiva di prospettare al mio ministro in questo momento. Io proporrei di vedere però questo tema partendo da un'impostazione, se mi permettete di citare un filosofo, in queste sedi non sembra mai corretto, invece qualche volta ci aiutano, che è Roberto Bobbio, e che ha molto invitato a riflettere sulle cosiddette grandi dicotomie. Rispetto alla prossimità, qual è la dicotomia? Naturalmente la distanza. Ecco, io mi chiedo come sia possibile, la metto in forma di domanda, insomma è ovviamente più un'affermazione, com'è possibile fare la città della prossimità se non riusciamo a fare la città della distanza? Come riusciamo a fare la città del quartiere, come diceva Loccia prima, se non facciamo la città metropolitana? E attenzione, alcune delle cose che ha detto Veloccia si potevano fare e si possono fare domattina, per esempio il tema del ritaglio dei comuni intorno a Roma per costruire una vera città metropolitana. È nella legge. La legge dice che resta ferma la possibilità di comuni di entrare e di uscire. È ovvio che l'unico vero polo industriale di Roma, direi a Veloccia che fosse ancora qui, che è quello della chimica avanzata, della farmaceutica intorno a Pomezia, non può essere per metà città metropolitana e per metà no. Lì tutto dentro, tutto fuori, e secondo me tutto dentro, perché è un punto di attrazione, secondo me, di Roma, perché è l'unica vera polo industriale, deve rapportarsi con i poli, diciamo, del terziario avanzato e della finanza che stanno dentro la città, quindi non può stare fuori. I comuni dell'Alta Valle del Tevere forse a buon diritto possono stare fuori perché hanno un'altra attrattiva e hanno altre tendenze. Il porto deve stare dentro, non può non stare dentro, ma in un contesto di relativa densificazione strana, andate a vedere come è fatta la residenza dei cittadini della ex provincia, diciamo, e andate a vedere come Cerenova, la Dispoli, come alcuni luoghi ben serviti da un trenino che arriva al centro di Roma, alla stazione di Trastevere, si stiano riempiendo di cittadini con le caratteristiche di Roma e con le abitudini di pendolarismo quotidiano di Roma. È evidente che lungo quella direttrice, che poi è la direttrice che va verso Civitavecchia, bisogna avere un'idea, bisogna avere una politica. Poi naturalmente scatta il problema, ovviamente, di quali sono i servizi del sociale, per esempio fra la Dispoli e Cerenova, perché lì c'è un problema di prossimità. Ma prima bisogna porsi il problema, che arrivo a dire, il problema della distanza va posto anche in termini di aspirazione di fare delle grandi città italiane, non dico di tutte le 10 città metropolitane italiane, 12 in realtà, più 13, 14. 14 perché solo la Sicilia ne ha fatte 3, poi ci sarebbe anche le 6. Non funzionano. Ma non possono, Genova non ha un carattere metropolitano, Reggio Calabria non ha un carattere metropolitano, Venezia ce l'avrebbe sulla Patrelle, Bari ce l'ha se prende la provincia nord della barletta Maria Trani, ma non se va verso l'interno, quindi dovrebbe fare un ritaglio densissimo, Firenze dovrebbe fare un ritaglio completamente differente perché dovrebbe andare verso Prato e poi Pistoia e invece dovrebbe tagliare fuori tutte le colline delle Chianti. Milano e Monza, che Monza sia una provincia a parte, fa ridere, quella è una delle zone più dense della Milano metropolitana, quindi hai voglia di fare ritagli. Torino ha 315 comuni, l'ex provincia, hanno carattere metropolitano, sì o no 40 comuni, questo è il tema. Allora, queste cose sono la legge, se non ricordo male, del 2014, è dal 2014 che queste cose si possono fare. Manca lo sguardo locale, manca l'ambizione a ragionare sulla distanza e adesso tutti invece si sono innamorati della prossimità. Ma attenzione che la prossimità è vero che salva alcune cose, è ovvio che nessuno di noi sogna la standardizzazione di tutto il commercio di una città secondo i modelli, diciamo, asessuati, fatemi dire così, del negozio standard di grande catena che si trovano nei centri più o meno ormai di tutte le città del mondo che si somigliano tutti. Ed è
giusto e sacrosanto che nella Baivecchia si cerchi di tenere le botteghe, però attenzione, le città non possono vivere soltanto di queste scelte qui, ossia se le città hanno perso diciamo la vecchia industria fordista autocontenuta che aveva anche le ciminiere, che aveva anche gli impianti produttivi, non è vero che abbiano perso l'industria, perché i servizi avanzati, il terziario, la creatività, ricerca e sviluppo, la finanza, queste cose le grandi imprese globali a livello internazionale le ricontestualizzano nei centri delle grandi città globali con grandi capacità di servizio, con grandi capacità di mettere a frutto le competenze delle proprie università. Dio sa quante ce ne abbia Roma di università, per dire una cosa, e non ha una politica. Ma perché quella è una politica globale, e quindi è una politica che sta meglio sul metropolitano, sta molto meno bene sul locale, anche perché appunto. Perché i laureati in biologia o in chimica di Roma non trovano posto nel centro di Pomezia? Ce lo siamo chiesto o non ce lo siamo chiesto? Forse anche perché non c'è una politica di placement, ma non la fa Roma capitale la politica di placement a Pomezia, perché fuori dai confini, la fa Roma metropolitana se quel hub se lo è tirato tutto dentro come alcune scelte territoriali. Pensiamo, il più agricolo d'Europa non ha agraria nella sua università. Per esempio, e non è impresa agricola, incredibile, perché quello è tutto, sono 60 anni da un mitico film di Francesco Rosi che era Le mani sulla città. Andate a vedere, vedete i primi due minuti, sconfortati, chiudete e andate a piangere nell'altra stanza, perché è la storia di questo paese. Quello è tutto terreno in attesa di variante urbanistica per costruire, perché è tutto terreno classificato agricolo e non c'è un'impresa agricola in questa città. Allora, anche quello sarebbe un ragionamento di prossimità se riflettuto in una logica di mix produttivo in una città che volesse farsi globale e attirare pezzi pregiati delle catene produttive internazionali. Ormai bisogna stare nelle grandi catene del valore. Non è più che arriva qualcuno e ti apre l'impianto per il montaggio delle automobili. Quello si fa con Isoara. E tu non è che puoi vivere, sono già troppi anni, sono 30 anni che viviamo di compressione di salari e diritti dei lavoratori rispetto. Se vogliamo fare la concorrenza attivisuale, ce lo dobbiamo dire con grande chiarezza, ma a quel punto dobbiamo essere consapevoli che nel giro di 10 anni il nostro livello di ricchezza sarà il livello di ricchezza che oggi è attivisuale. Non fai la gara con Londra copiando il modello di imprenditoriale attivisuale. Le due cose non stanno insieme. Se vuoi stare ancora nel novero delle grandi nazioni con le tue città che fanno la gara con Londra, devi essere attrattivo rispetto a quel tipo di segmenti della produzione che Londra trae, tu in questo momento no. E questa cosa la fai se hai consapevoli ed efficaci politiche metropolitane. Un minuto dopo ti puoi porre anche il problema della prossimità. Ma se prima hai perso completamente la partita sul tema della reputazione, sul tema delle filiere lunghissime del commercio globale, della capacità di attrarre appunto attività e quindi creare posti di lavoro con un certo tipo di rendimenti. Ci ricordiamo tutti la maledizione di Saskia Sassen di tanti anni fa, la polarizzazione fra buoni e cattivi lavori nelle città globali. Noi siamo tutti attirando soltanto i cattivi lavori, non sta la polarizzazione. Faccio Roma, ma potremmo fare Milano. Pizzaioli, servire tavoli, B&B. Io sinceramente questa polarizzazione magari ci fosse, perché vorrebbe dire che in parte ci sarebbero i buoni lavori con le altre retribuzioni. A me sembra che l'Italia stia perdendo completamente una partita. E guardate che non è più come una volta che il paese, fra virgolette, una delle cose che ho trovato più sconfortanti negli ultimi 25 anni di carriera è stato quel capitoletto scritto da un economista che purtroppo è molto famoso, non posso dire il nome perché non è noto, che ha scritto quell'orrido capitoletto del PNRR di Draghi. Quella roba lì è l'ennesimo racconto di un paese che ce la fa muovendo tre variabili macroeconomiche, ciechi allo spazio, space blind, come dicono gli economisti urbani. Non è più così. Le politiche economiche non possono più permettersi di essere ciechi allo spazio, devono contestualizzarsi, devono sapere cosa va in città e cosa va nel contesto rurale. Come ci va, con quali aspettative, con quali possibilità. Questo è il tema
del lungo e anche del lunghissimo. Una volta affrontato in maniera seria questo, viene il problema del prossimo, e soluzioni come quelle di Bari che abbiamo appena sentito sono ottime, perché ripeto, chi di voi conosce Bari sa bene che cos'è Bari vecchia, lì addirittura ci sono le vecchiette che fanno i cavatelli per strada, no? Se pensate che in Emilia Romagna, dove sono un pochino più organizzati, un po' più industrializzati, tutte queste vecchiette l'hanno prese, l'hanno mandate tutte a scuola d'inglese, perché il turismo dell'esperienza, quando arriva il turista americano, vuole imparare a fare il cappelletto come le donne di Faenza. Quelli bravi, pezzi di questa modernità, l'hanno capita, l'hanno intercettata, l'hanno intuita, l'hanno messa in pratica senza avere un quadro concettuale. Insomma, questo è un paese a cui non mancano mai pezzi di frontiera. Questo è il paese dei fiori nel deserto. È il livello medio che è sconfortante, è il fatto che su 14 città metropolitane, nemmeno le 4, 5, 6 con maggiori caratteristiche metropolitane, con maggiori potenzialità, pensate a tutto quello che è il significato del distretto dell'aerospazio e della meccatronica fra Bari e Brindisi. Quella roba lì doveva essere un asset nella concorrenza globale per attrarre un certo tipo di investimenti, di un certo tipo di attività su Bari, sulla Bari metropolitana fatta bene. Invece Bari continua a far finta che la barletta mediterranea sia altro da sé, quando invece è la parte più densa della conurbazione che dovrebbe, che attira, che quindi può offrire servizi, che quindi può. Quindi diciamo, la conurbazione è questa, e su questo mi taccio perché ho esaudito il tempo a mia disposizione, però mi sarebbe piaciuto, diciamo, interloquire anche con l'assessore che è dovuto andare via, e capisco sono giornate di grandi impegni per tutti. Però io spero che occasioni come queste, facoltà come questa, istituti come l'IMU, che tanto spesso io ho compulsato per cercare di riempire di senso le proposte che venivo facendo al ministro, ci aiutino a riflettere su questa dimensione. Perché soltanto, ripeto, sulla dimensione della conservazione della bottega, che è cosa meritoria e che fa parte di un ragionamento su una città che si conserva un'identità, ma noi non andiamo da nessuna parte. Prima il metropolitano. Grazie. Grazie, Giovanni, per tutto. È proprio la sfida di questa sessione, per riuscire a ragionare in questa complessa tastiera che va suonata, cioè non c'è un tasto solo da suonare per la prossimità, lo sappiamo, e per la città, meno che mai. Grazie davvero. Terzo intervento programmato è di Giovanni Fontana, con noi ci raggiunge qui al tavolo, è il manager dei Zinzuc, di un distretto urbano del commercio, permetto di dire, di successo, come è un caso di Brescia, quello di Brescia. Tanto interessante, questi DUC sono una politica di sostegno economico regionale, non nazionale, ovviamente poi si svolgono con le città, ma sono fondi regionali, chiedo conferma a Fontana, non tutte le regioni mi pare lo abbiano attivato, però è molto interessante, credo che sia alimentato questo fondo dagli extra oneri della grande distribuzione o qualcosa del genere, anche in alcuni casi, e poi sono fondi di bilancio, eccetera. Comunque è un caso che rientra in questo profilo anche dell'economia della prossimità che stiamo cercando di commentare, su cui ragionare questa mattina insieme alla pianificatrice della prossimità. Giovanni. Grazie, professor Barbieri. Accendi pure il microfono. Sì, dovrebbe essere acceso. No, sei verde. Okay. Grazie architetto Barbieri per l'invito, ovviamente il ministro ai ringraziamenti e ai saluti. Cerco di partire dai task con alcune parole chiave, impiegando massimo 10 minuti per la presentazione. Oggi sono venuto qui con l'obiettivo di dare delle risposte ad alcuni temi. Ho evidenziato in bold, all'interno di queste 6 slide, alcuni termini chiave. Pianificazione. Qui si fa riferimento alla pianificazione urbanistica, ma direi anche dell'economia urbana, quindi forse una pianificazione a 360 gradi, governo del territorio, delle città, attività economiche intese come servizi essenziali per la prossimità, la forma, e quindi si cerca di dare delle risposte già nei task forniti, quindi la forma sulla governance e la forma degli organismi e delle reti per riuscire a governare questi elementi e queste sollecitazioni.
Una possibile risposta che vorrei presentarvi oggi è quella di un progetto, direi non più sperimentale, nel senso che in Emilia-Romagna si parlava di centri commerciali naturali una ventina d'anni fa, si è parlato in Regione Lombardia di distretti del commercio, urbani o territoriali, si è parlato in Veneto di distretti anche lì del commercio, si sta parlando in Piemonte recentemente, ancora più recentemente in Friuli Venezia Giulia, e anche il caso della Puglia è un caso interessante, e Bari stessa è un distretto del commercio. Quindi cosa sono questi distretti? Con tre slide cerco di raccontarveli. Allora, sono un progetto di gestione integrata dell'economia urbana. Economia urbana è un termine che è stato citato prima anche da Paolo Testa ed è un termine molto interessante perché non riguarda solo il commercio, riguarda le attività economiche e soprattutto le reti, anche sociali, che si generano all'interno della città. Per sviluppare, quindi questi distretti cosa servono? Per sviluppare politiche attive. Politiche attive che hanno l'obiettivo di valorizzare la dimensione urbana in termini innovativi, ma anche di aggregare una serie di stakeholder, prima architetto Barbieri li citava, quindi portatori di interesse delle economie locali, sociali e culturali. Ecco che entra in campo anche un'altra dimensione, che è quella culturale. Spesso ce la dimentichiamo nei vari progetti, nelle varie politiche attive, ma nel caso di Brescia l'abbiamo attivata e l'abbiamo coinvolta. E quindi come opera un distretto del commercio? Opera con una regia unitaria, cosiddetta governance, questo termine che ci portiamo dietro, ma forse parlare di gestione integrata, forse anche più efficace in una dimensione italiana molto complessa, e cerca di dare una visione strategica mettendo allo stesso tavolo tutta la sfera privata con la sfera pubblica. Quindi cerco di descrivervi con le prossime tre slide quello che è un modello che viene reputato di eccellenza. Adesso mi fa piacere, spero che effettivamente continui ad esserlo, in quanto da un anno e mezzo circa lo sto seguendo come manager di distretto. Quindi tre elementi, tre slide, non voglio tediarvi, annoiarvi troppo. Vedete alcune immagini, quindi già intuite di cosa stiamo parlando. Stiamo parlando di una dimensione urbana, stiamo parlando del centro di Brescia, che è la seconda città più grande della Lombardia. Milano è la prima, quindi togliamo Milano, che fuori da ogni scala non può essere paragonato alle altre città, quindi Brescia diciamo che è un bel riferimento nell'atmosfera, nell'ecosistema lombardo. Il primo punto dei tre è quello di una gestione integrata. Abbiamo attorno a un tavolo, che si è conformato come Comitato per lo Sviluppo Economico Locale, tutti gli stakeholder principali della città. Quindi abbiamo il Comune, l'amministrazione pubblica, la Camera di Commercio, Confcommercio e Confesercenti, che sono le due associazioni di categoria di riferimento per il commercio, CNA, Confartigianato, Assoartigiani, Assopadana, che sono le quattro associazioni di rappresentanza degli artigiani, e poi abbiamo, ecco qui un altro elemento importante, Visit Brescia, cioè una sorta di organizzazione della destinazione. Quindi portiamo al tavolo anche la dimensione turistica, marketing territoriale, altri elementi che si aggiungono a quella sfera culturale che citavo prima. E poi abbiamo un consorzio di commercianti locali, che definisco, anche se in tempi di guerra non è carino dirlo, ma il braccio armato, nel senso che sono un rapporto diretto tra le politiche attive e le attività economiche di vicinato. Tutti questi soggetti sono, tra virgolette, gestiti e coordinati da una figura manageriale che in questo momento sono io, e da un anno e mezzo, quasi due, sto lavorando attivamente sul distretto. Il secondo elemento che vorrei portarvi all'attenzione è quello delle analisi. Non si può sviluppare una politica attiva senza un'approfondita conoscenza del territorio in cui si lavora. Questo è un approccio forse da urbanista, da architetto. Giovanni, solo per spiegare, il manager non è una figura, diciamo, dell'amministrazione, ma è una figura terza, diciamo così, vero? È una figura terza che assume il ruolo di terzietà. Non è semplice, però dico anche che è importante che in questi casi ci sia, perché con tutti quel panel di partner, stakeholder e portatori di interesse potete intuire come sia delicata la relazione tra i vari soggetti. Quindi è fondamentale che ci sia una figura di terzietà, una figura esterna alle dinamiche dell'amministrazione comunale, esterna alle dinamiche
delle associazioni di categoria che possa essere un po' super partes, ecco, ovviamente non lo sarà mai, sarà una figura molto attenta agli equilibri e alle relazioni, però con una certa libertà di poter sviluppare dei progetti e delle politiche attive. Quindi confermo che è una figura esterna e per individuarla ho partecipato, anzi per essere stato selezionato, ho partecipato a un bando, quindi una procedura anche pubblica di comparazione, di un avviso pubblico. E, dicevo, il secondo punto, anzi il terzo, dopo la governance, è quello dell'analisi. Quindi analisi cosa significa? Significa conoscere il territorio. In questo caso noi sappiamo esattamente quante imprese fanno parte del Ministero del Commercio. Abbiamo un rapporto diretto con loro tramite le associazioni di categoria o anche tramite i consorzi locali. Quindi le 1644 imprese del DUC Brescia sono state mappate grazie a una collaborazione con il Politecnico di Milano e sappiamo quali sono le vocazioni di questi ambiti. E c'è stata anche un'attenzione nella perimetrazione del distretto. Prima si parlava della distanza, di allargare i perimetri, di andare in una dimensione forse anche più larga rispetto a quello che stiamo vedendo su Brescia, ma con l'obiettivo forse di instaurare nuovi legami e soprattutto intercettare risorse e anche politiche a scala più ampia. In questo caso la dimensione è abbastanza contenuta, perché? Perché il commercio di vicinato è dato da una continuità di offerta ed è importante non dimenticarlo. Quei 15 minuti di cui si parlava prima più o meno coincidono col perimetro del distretto del commercio, in più con l'aggiunta della variabile della prossimità, cioè in quel perimetro c'è una continuità di offerta di attività economiche di vicinato, artigianali, di somministrazione o anche di servizio. Quindi abbiamo analizzato le vocazioni, abbiamo capito dove si concentrano ad esempio le attività di somministrazione, quel famoso effetto Movida di cui parlava prima Paolo Testa, sappiamo dov'è, sappiamo come si caratterizza e sappiamo anche come rispondere. Faccio riferimento all'Arnaldo, forse molti di voi lo conosceranno per sentito dire, la zona dove si fa aperitivo a Brescia. Oppure al Carmine, che è un quartiere dove prima veniva svolta una funzione artigianale e industriale e adesso sta assumendo una dimensione legata alle produzioni creative. Quindi ceramisti, vetrai, quindi anche qui ci sono delle dinamiche molto interessanti a cui bisogna prestare attenzione. In più abbiamo aggiunto un ulteriore tassello che è quello delle analisi dei flussi e degli indici di spesa, cioè sappiamo dove e quanto e chi spende all'interno di un contesto urbano. Questo è fondamentale per capire innanzitutto se le politiche attive che stanno sviluppando hanno senso oppure no, quindi se c'è un incremento, una modifica, un aggiornamento dei consumi e delle modalità. E poi sappiamo anche su cosa indirizzare le future politiche attive. Quindi questi sono i due elementi, analisi geografica e analisi sugli analytics, quelli che vengono definiti siti analytics. Ultimo punto è quindi quello della strategia. Strategia che deve darsi degli obiettivi chiari, raggiungibili, e in questo caso li abbiamo connessi al commercio e alla cultura. Non a caso quest'anno Brescia, assieme a Bergamo, è capitale italiana della cultura. Quindi abbiamo provato a sviluppare un legame tra commercio e cultura. Sinteticamente vi ho portato alcuni esempi di politiche attive che abbiamo realizzato, quindi tutto quello che vedete è già stato realizzato e ho cercato di portarlo per darvi alcuni esempi concreti. Abbiamo lavorato su un brand, quindi un brand locale di dimensione urbana. Abbiamo lavorato sulla comunicazione, avete visto l'immagine iniziale e qui vedete altre due immagini, la seconda colonna, dove abbiamo individuato dei target di riferimento per un ambito vicino, quindi le quattro città più grosse che abbiamo vicine, quindi Verona, Bergamo, Cremona, Mantova e al bacino del lago di Garda, che difficilmente viene intercettato dalla città di Brescia, più facilmente viene intercettato dalla città di Verona. Quindi abbiamo lavorato su dei target, quindi non solo per zona, ma anche per età e per organizzazione, quindi la famiglia con i bambini, la famiglia, ormai i bambini ce li ha grandi e quindi possono andare in autonomia. Abbiamo lavorato con come target anche i giovani, quindi abbiamo cercato di organizzare un'attività di comunicazione, ma la cosa importante è che ci siamo appoggiati a quel partner che avete visto prima, che è Visit Brescia, cioè un'organizzazione che valorizza l'incoming all'interno della provincia e cerca di dare una caratterizzazione city break alla città di Brescia. Quindi questo è fondamentale. Poi abbiamo lavorato sulla dimensione digitale, non sviluppando nuove app, non sviluppando nuovi
nuovi strumenti che sappiamo essere un grande rischio e soprattutto un grande catalizzatore di risorse che spesso fanno una brutta fine. Ma abbiamo scelto di aggiornare e utilizzare la dimensione del trasporto pubblico locale con la dimensione del commercio di vicinato. Quindi, utilizzando l'app che quotidianamente viene utilizzata da circa una sessantina, 60.000, quindi una sessantina di K di fruitori, per muoversi all'interno della città, questi 60.000 utenti sanno anche dove sono i negozi, sanno come muoversi anche con i mezzi privati, quindi dove sono le disponibilità dei parcheggi, e sanno anche quali sono le iniziative messe in campo da parte delle attività economiche. Abbiamo lavorato sulla sperimentazione degli orari di apertura, cercando di sdoganare l'orario continuato, che spesso nei negozi a conduzione familiare è un grande scoglio da superare, e questo è un progetto in corso, stiamo cercando di lavorare sulle aperture domenicali. Anche qui le catene non hanno problemi, i negozi di vicinato a conduzione familiare spesso fanno fatica a tenere aperto la domenica, ad esempio, e questo è una mancanza di presidi, una mancanza di offerta, una carenza nell'attrattività locale. Un altro progetto è legato al servizio, quindi abbiamo messo in campo un progetto di babysitting, dove vengono accolti i bambini per chi vuole utilizzare il centro per passare del tempo libero, andare al museo, e qui torna la dimensione culturale, che rimane anche con un progetto di sensibilizzazione e dico anche di crescita di orgoglio delle attività economiche all'interno della città, perché tutti i negozi del centro sono diventati ambasciatori della capitale italiana della cultura. Cioè vuol dire che chiunque entri in un negozio sa quello che la città offre, sa alcune informazioni, delle piccole pillole, mi piace definirle, per orientarsi e per visitare la città di Brescia, passando anche all'interno delle attività economiche. Quindi questo è un elemento che credo sia importante e ponga un ulteriore punto esclamativo su quel termine che è stato citato prima, cioè le relazioni, i collegamenti e le connessioni. Credo di essere stato nei tempi e vi invito a venire a Brescia, perché è una bellissima realtà. Emilio Ferrocino è co-direttore di un'associazione, di una biennale cugina, diciamo, della Biennale Internazionale dello Spazio Pubblico, che è la Biennale della Prossimità, e mi ho chiesto di fare un intervento dal suo punto di vista, proprio in una sessione come questa che, ripeto, è partita nella consapevolezza che per realizzare la prossimità non basta. Diciamo. Grazie per l'invito. Sono qui in veste di co-direttore della Biennale della Prossimità. È un'altra biennale, ormai abbiamo anche noi una decina di anni di esperienza. La nostra è una biennale itinerante, quindi la prima edizione l'abbiamo fatta a Genova, la seconda a Bologna, la terza a Taranto, la quarta appunto a Brescia. Mi associo, vi invito a visitarla perché è una città veramente straordinaria. La prossima su cui stiamo lavorando sarà in programma a Napoli nel 2024. Biennale della prossimità, il tema della prossimità. È un tema che in realtà, cioè, quando abbiamo iniziato noi se ne parlava poco, anche se è un tema che da sempre attanaglia l'umanità, no? Il caso esemplare citato nel Vangelo, il dottore della legge che vuole mettere in difficoltà Gesù, gli dice: chi è il mio prossimo? E Gesù parte, no, con la parabola del buon samaritano. Non voglio fare ovviamente catechesi, però è significativo: il dottore della legge, quindi una persona che è ai vertici della società ebraica del tempo, si rivolge a una persona eccezionale come Gesù per metterlo in difficoltà, gli dice: parliamo di prossimità. Quindi questo per dire che scendi sulla terra quando vuoi mettere in difficoltà qualcuno, dice: parliamo di prossimità. Quindi la scelta che avete fatto di accennare alla prossimità è un tema, una scelta estremamente coraggiosa, perché oggettivamente parlare di prossimità è qualcosa di molto molto complesso, molto molto difficile, di primo acchito mi viene di dire: ma lasciate perdere, lasciamo perdere questa cosa. Purtroppo è anche un tema
che non si può lasciare, non si può lasciare perdere, cioè la prossimità è una di quelle questioni che sono connaturate con la nostra natura umana. Vi permettetemi una piccola esperienza personale. Io 3 anni fa ho sviluppato un tumore maligno, un tumore all'esofago, uno di quelli che appunto, le statistiche dicono tasso di sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi 5%, per capirci. E naturalmente questo mi ha portato a confrontarmi con l'idea di poter morire nell'arco di pochi mesi. Grazie a Dio sembra che stia andando tutto bene. In questo momento tecnicamente sono guarito, sono passati 3 anni, ancora non sono arrivato alla soglia dei 5 anni. Però questa cosa mi ha portato veramente a confrontarmi con l'idea della morte, no? Sappiamo tutti che bisogna morire, però quando c'è una malattia, la morte ti si fa vicina, ti si fa prossima, anche questo. E naturalmente ti devi confrontare con questa dimensione e dici, vabbè, ma che senso ha la vita, no? In quel momento in realtà io ho provato una profonda gratitudine per la vita, per tutto quello che avevo ricevuto. La cosa che mi ha veramente sorpreso in quei momenti è che la gratitudine maggiore io non ce l'avevo verso le persone che mi hanno dato tanto. La gratitudine maggiore era verso tutte le persone che ho avuto modo di aiutare, a cominciare dalla mia famiglia, dalle mie figlie, e poi in ambito sociale, lavoro in una comunità terapeutica per il recupero di persone con problemi di tossicodipendenza, no? Mi sono veramente tante persone che avevo aiutato a uscire fuori dalla droga. Ero profondamente grato nei confronti di queste persone. Era quello che dava un senso alla mia vita. Il senso della mia vita non era aver ricevuto tanto, ma aver avuto la possibilità di dare qualcosa in cambio, essere stato in qualche modo prossimo a delle persone in difficoltà. Ecco, questo per dire appunto che se dà un verso, la prossimità è qualcosa di estremamente complesso, per altro verso è anche qualcosa di talmente connaturato nella nostra natura umana che non ne possiamo fare a meno. Assolutamente noi dobbiamo cercare di realizzare, portare avanti la possibilità. Per cui sono particolarmente felice, però dopo non voglio ascrivere meriti alla Biennale della prossimità che appunto da 10 anni richiama queste tematiche. Diciamo, che mi riconosce. No, vedo chi molto più di noi ha fatto sì che questo termine entrasse nel lessico comune è stato proprio Francesco, perché ciò ha suo pontificato, ma tutto improntato sulle tematiche della prossimità. Però ecco, sono questi due poli, difficoltà, necessità. Per cui voglio raccontare, spero di non prendere troppo tempo, però ecco, ci sono alcune esperienze di economia di prossimità che si legano poi anche alla dimensione urbana di cui stiamo ragionando insieme. Ne prendo una abbastanza tradizionale e una diciamo, abbastanza recente. Quella più tradizionale è quella dell'ambito dell'igiene urbana. Molte cooperative sociali, imprese che cercano di aiutare persone che sono in condizioni di marginalità, di esclusione, eccetera, naturalmente consapevoli del fatto che queste persone non hanno grandi competenze da spendere sul mercato del lavoro, no? Sono persone che hanno avuto appunto, un passato di tossicodipendenza, di disabilità, di problematiche psichiatriche, eccetera, non sono persone che hanno avuto la possibilità veramente di studiare, di formarsi, acquisire competenze spendibili sul mondo del lavoro, però ecco, nell'ambito della legge urbana possono oggettivamente essere reinserite nelle varie un percorso appunto di inclusione sociale e lavorativa. E, naturalmente molte cooperative che lavorano in questo campo cercano di realizzare un'economia della prossimità. In realtà, diciamo, il processo non è così semplice, anzi, diciamo, più delle volte anche molto, molto insoddisfacente.
Perché? Perché chiaramente la semplice, un centro urbano, la raccolta differenziata per questi servizi, anche di spazzatura, disinfezione, eccetera, eccetera, sono servizi sì che sono alla portata di tutti, però a monte hanno bisogno di entrare in una pianificazione urbana, la raccolta differenziata, i luoghi di stoccaggio, le isole ecologiche, eccetera, eccetera, richiedono tutta un'azione anche da parte delle istituzioni che poi permettono la realizzazione di tutti questi servizi. A valle, prima abbiamo visto anche l'immagine del Colosseo, no? Richiedono che anche i cittadini contribuiscano e facciano la loro parte perché quella igiene urbana possa concretamente realizzarsi. Non basta la cooperativa, l'impresa di pulizia di igiene urbana per rendere la città igienicamente accettabile. C'è bisogno veramente che ci sia tutta una filiera, un accordo, parte dalle istituzioni, ma con gli operatori ecologici, con le cooperative gestrici di questi servizi, coinvolge la comunità e si stabilisce un'interazione che la cosa è veramente molto difficile. Cioè, se noi prendiamo quello che succede mediamente, è che magari c'è una buona pianificazione, ci sono buone imprese che magari fanno le pulizie, c'è la cittadinanza che è sensibile, ma sono come tre poli che non dialogano fra di loro. Cioè, chi fa la pianificazione veramente riesce a interagire con le comunità, con i cittadini? Lo diceva prima l'assessore Veloce. Si convocano gli incontri, arrivano 12 persone su 50.000 potenziali interessati su quel tema. Perché succede questo? Perché non si riesce veramente a dialogare? Poi il cittadino dialoga veramente con l'operatore ecologico che spazza la sua strada? O l'operatore ecologico ha la possibilità di interagire con il cittadino per dargli anche un feedback su come organizza, quali sono le sue difficoltà, come si sente trattato dalla città, dalla sua comunità. Se non c'è relazione, se non c'è reciprocità, se non c'è comunicazione tra questi livelli, possiamo parlare di prossimità a non finire. Chiaramente, diciamo, la prossimità non si realizza mai. Questo a testimonianza del fatto che fare un'opera di prossimità è qualcosa di estremamente complicato, estremamente necessario, perché tutti quanti saremmo felici di vedere le nostre città pulite, adeguate, genericamente inappuntabili, tutti quanti vorremmo questa cosa qua, però poi sappiamo che ognuno di noi dovrebbe fare la sua parte, ma in realtà tutto questo molto spesso non succede. Altro esempio, ne parlavamo telefonicamente, è una cosa che si sta diffondendo, sono le comunità energetiche, e anche questo è un aspetto che mi sembra importante da evidenziare, perché quando noi parliamo appunto di prossimità dobbiamo entrare nella logica di mettere insieme risorse che sono anche differenti, competenze che sono anche completamente diverse, e mettere insieme risorse, competenze, opportunità diverse in una strategia comunque comune e condivisa. Allora, sappiamo tutti che abbiamo un problema enorme di produzione di energia. Sappiamo che la produzione di energia ha effetti devastanti sull'ambiente, molte delle emissioni climalteranti nascono purtroppo dalla produzione di energia da fonti fossili. Sappiamo che ci sono delle tecnologie che permetterebbero di utilizzare meglio le risorse rinnovabili. Sappiamo che abbiamo delle città con tanti edifici che potrebbero piazzarsi adeguatamente. Riusciamo veramente a mettere insieme tutte queste potenzialità? Ecco, questo è un esempio tipico di prossimità, soggetti diversi, con competenze diverse, con opportunità diverse, che però interagiscono per risolvere insieme interessi comuni. Io penso di aver esaurito il mio tempo, naturalmente rimango in sala, forse durante il dibattito ci saranno altre domande e richieste di approfondimenti, resto per essere disposto. Grazie per il lezione, Cino. Anche da questo sguardo particolare che c'è offerto, giusto anche il richiamo alle unità energetiche di comunità, sono un tema che intreccia la prossimità e l'economia, ma anche la pianificazione, perché
cioè, non possono essere solo oggetto di autoconvocazione. Prima di sentire l'ultimo intervento programmato con il professor Confantini, che nel frattempo ci ha raggiunto, ciao Bertrando, c'è un intervento interessante perché ci offre un punto di uno sguardo, un punto di osservazione molto particolare. È l'intervento di Giovanni Sabatino, che è in remoto, chiedo conferma poi a Giovanni Sabatino che tutto stia funzionando. Perché è particolare? Perché lui è un sociologo urbano, ma è un ufficiale dei carabinieri, quindi svolge un'attività, diciamo, di ordine pubblico, se vogliamo dire, istituzionale, con un particolarissimo sguardo che è la sua professionalità, che mette naturalmente al servizio dell'arma, del paese, della società. E quindi parla di, titolo letto il suo intervento, parla per esempio di quartiere impresa e naturalmente parla anche di una economia della prossimità legata alla prossimità della criminalità, una criminalità anche che offre, come dire, reddito e quindi in qualche modo lavoro nell'ambito della prossimità. Tema adesso anche scomodo, probabilmente. Giovanni, a te la parola, ti vediamo online, quindi bene. Io chiudo il microfono così non c'è rimbombo. 10 minuti. Buongiorno. Buongiorno, grazie della presentazione. Io ringrazio per questo invito il professor Barbieri e l'amico architetto Mario Spada, naturalmente. E sì, diciamo che l'introduzione, il modo nel quale sono stato introdotto mi facilita molto l'argomento che tratterò. Io oggi parlerò di un qualcosa che non voglio definire poco normale, ma sicuramente inusuale. Basta pensare che qualche anno fa un importante presidente di una importante commissione della Camera dei Deputati mi ebbe modo di definirmi in un convegno una combo. Mi sentite? Chiedo scusa. Mi date conferma che mi sentite? Sentiamo. Bene, mi definì una combo pazzesca. Dunque, io andando veramente in direttamente nel tema, io sono un sociologo, ma sono soprattutto un carabiniere esperto in reati associativi e di conseguenza nella mia attività ormai, ahimè, ultra trentennale, ho l'abitudine di rivisitare sociologicamente le esperienze vissute sul campo. Esperienze vissute sul campo intendo dire che quando si effettua un'attività di indagine piuttosto profonda, quindi quando si lavora su organizzazioni criminali, un soggetto si viene a conoscere in maniera assolutamente totale, perché gli si ascoltano le telefonate, gli si ascolta quando parla in ufficio, quando parla in auto, quando parla in casa, quando parla con la moglie, quando parla con l'amante, col migliore amico, con il figlio. E quindi si diventa in un certo qual modo, mi si lascia passare il termine, il suo migliore amico. Questo mi ha aiutato nel corso degli anni a effettuare un'attività di ricerca che la declino in maniera brutale, ma è assolutamente reale, di aver arrestato e denunciato tantissime persone che non erano delinquenti, ma che facevano i delinquenti. E mi spiego meglio, persone che se avessero avuto un'attività retribuita regolarmente e stabile, probabilmente non avrebbero fatto i reati per i quali sono stati poi perseguiti. Adesso mi ricollego immediatamente a quello che è il tema della giornata, urbanistica, l'economia della prossimità e soprattutto la città dei 15 minuti. Assolutamente interessante, un ambito di spazio di vita dei cittadini, un progetto strategico, culturale, la multimobilità, l'ambiente sociale, le infrastrutture, ma io mi collego da sociologo a quelle che sono le infrastrutture della vita quotidiana e vado direttamente al quartiere come dimensione molecolare della città. Poco fa ho sentito citare Norberto Bobbio la dicotomia e quindi vado a parlare immediatamente di quello che sono oggi i nostri quartieri, che credo bisogna avere il coraggio di definire, soprattutto in certe grandi città, non solo quella dove opero io, che in questo momento è Genova, che prima ho sentito definire appunto una città con tutte le caratteristiche della città metropolitana, ossia ci sono quartieri che sono non città nelle città, come spesso sento dire, ma io definisco dei non luoghi nel luogo.
Allora, noi dobbiamo partire da un presupposto, quello che è l'analisi internazionale con quella che è l'analisi nazionale, cioè il fenomeno contemporaneo per eccellenza, quello della globalizzazione, ha prodotto di fatto al suo interno un altro fenomeno importantissimo, che è quello della migrazione. Migrazione, fenomeno alla base del quale ci sono dei processi sociali rilevantissimi che credo non siano stati ancora ben compresi da chi dovrebbe presiedere alle organizzazioni delle prassi per poter governare questo tipo di fenomeni. Di fatto abbiamo creato una migrazione che si è andata a concentrare in determinati quartieri, in particolar modo nei quartieri edificati negli anni 50-60 a seguito dell'espansione urbana, che avevano quale fine sicuramente nobile di dare un luogo di residenza idoneo a tutti coloro che si erano spostati dalle aree rurali alla città per i fenomeni di industrializzazione, quindi operai e impiegati, che poi negli anni 80-90 sono riusciti ad agganciare una certa mobilità sociale, si sono trasferiti in altri quartieri. Questi quartieri li abbiamo lasciati di fatto agli immigrati. E li abbiamo lasciati agli immigrati che vi hanno cominciato a convivere con coloro che non erano riusciti a agganciare la mobilità sociale di cui ho detto prima. Di conseguenza abbiamo messo gli ultimi del mondo con gli ultimi di casa nostra. E questi sono oggi i nostri quartieri, dove di fatto questo tipo di situazione che si è venuta a creare, una situazione sociale che è di per sé difficilissima solamente dal punto di vista della multietnicità, della multiculturalità che si è data, che si racchiude in esso, associata a quelli che sono stati i parametri di Maastricht, che hanno di fatto sensibilmente diminuito gli interventi in materia di welfare state, quindi che era una sorta di cuscinetto che andava a funzionare in quelli che erano gli attriti sociali che si stavano sempre più creando. E di fatto abbiamo abbandonato questo tipo di socialità a un'economia informale che permea questi quartieri, che è di fatto l'economia della criminalità. Allora, quando si parla, io sono assolutamente d'accordo su tutto quello che è stato detto e ci mancherebbe altro, mi farebbe piacere che venisse veramente tradotto in pratica, perché quando si parla di criminalità e di economia della criminalità dobbiamo sempre pensare che la criminalità organizzata non è un fenomeno avulso dalla criminalità cosiddetta comune, che si dice comune proprio perché è vicino al comune sentire delle persone. Occorre in proposito cercare di riflettere, fare in modo di evitare che certi quartieri siano criminogeni. Perché voglio essere effettivamente molto chiaro, quando un ragazzo di un quartiere, ma potrei dire qualunque città, ma mi viene in mente, che ne so, per dire Scampia, a Napoli, vengono offerte 50 euro al giorno per poter effettuare esclusivamente un'attività di cosiddetta vedetta, cioè mettersi alle porte del quartiere e verificare se arrivano le forze dell'ordine. Dobbiamo renderci conto che questo è l'unico tipo di economia che viene offerta a questo ragazzo. Probabilmente se questo ragazzo avesse avuto la possibilità, attraverso un sistema di welfare che gli avesse consentito di poter usufruire di servizi scolastici coinvolgenti, capaci, convincenti, venisse creato nel frattempo un sistema, un ambiente, un'infrastruttura della vita quotidiana all'interno della quale potersi muovere, maturare una mentalità di altro tipo, probabilmente questo ragazzo non farebbe questo. Se però l'alternativa è un call center dove lavorare per diverse ore al giorno guadagnando 300, 400, 550 euro al mese, ci rendiamo conto che va da sé che la criminalità non sia più un fenomeno patologico, ma sia un fenomeno assolutamente fisiologico. Quindi ben vengano veramente le iniziative, la città dei 15 minuti. Io penso che un'affermazione importante sia stata fatta nel 1920 da un importante sociologo che diceva che l'uomo ha fatto le città, adesso sono le città che stanno facendo gli uomini, quindi per cambiare certi uomini sarebbe necessario cambiare le città. E veramente attraverso
iniziative di questo tipo penso sia possibile produrre un nuovo tipo di coscienza che possa veramente aiutare a creare anche un altro tipo di mentalità. Soprattutto io parlo dal mio punto di vista, che è quello della criminalità. In maniera molto semplice, molto elementare, dobbiamo dire che bisogna cercare di fare in modo che fare crimine non sia più conveniente o che non sia l'unica possibilità di sopravvivenza. Perché, ripeto, quello che ho detto inizialmente, che mi rendo conto è un'affermazione forte, ma io nella mia carriera, è stata una carriera oramai piuttosto lunga, che svolge ormai il 36esimo anno, davvero ho arrestato e denunciato persone che hanno delinquito per una questione di necessità, di sopravvivenza. Quindi le città sono veramente, e in particolare il quartiere che io amo definire la dimensione molecolare della città, io credo che veramente si debba cominciare a partire dalle città per poter cambiare gli uomini. E bisogna renderle non solo più accoglienti, ma soprattutto più efficaci, assolutamente efficaci. E vado a concludere dicendo sostanzialmente che quando si parla di criminalità organizzata o di criminalità comune, che sono poi le due facce della stessa medaglia, sarebbe veramente interessante pensare anche a un sistema di welfare state adeguato, a un nuovo modo di concepire lo spazio urbano, gli spazi di vita dei cittadini, e non pensare solo ed esclusivamente a politiche di contenimento del crimine attraverso, ad esempio, la militarizzazione del territorio o l'effettività della pena, e quindi diciamo di, mi sia consentito dire, di stoccare determinate persone all'interno di un carcere, senza poi considerare che il carcere non ha al momento, in un mio saggio io l'ho definito l'università del crimine, perché siamo molto lontani dalla rieducazione e la restituzione alla società di persone in grado di poter vivere in maniera equa e adeguata la società. Sono arrivato a 10 minuti e quindi concluderei se non c'è altro. Grazie. Grazie stamattina davvero per questo sguardo solo diverso, ma molto importante, che fa davvero riflettere. Adesso concludiamo gli interventi programmati, un intervento urbanista, Bertrando Bonfantini, ordinario di urbanistica al Politecnico di Milano, anche nostro esponente dell'INU, a cui chiediamo appunto un intervento che torni ancora sul contesto dell'urbanistica e dei suoi strumenti e del progetto di città complessiva, che è un po', diciamo, il consapevole tema di questa nostra sessione insieme all'economia della prossimità. Bertrando, grazie intanto di essere qui. Grazie a voi e grazie dell'invito. E scusate il mio arrivo in ritardo. Ho fatto quello che era programmato, sapevamo. Ma dunque, un intervento che voglio contestualizzare, la Lombardia, ha fatto bene a dire, è lo sguardo di un urbanista. E parlerò, perché il mio titolo è un po' provocatorio, sull'incontinente ascesa della prossimità, ed è anche, diciamo, riprende un famoso, cambiando le parole, ma riprende un famoso saggio Giancarlo De Carlo degli anni Ottanta. Nel senso che proverò a portare, diciamo, uno sguardo critico su questo, che mi sembra una parola che è stata usata un po' abusata e quindi immediatamente usurata in urbanistica, come spesso capita, tra l'altro, nel dibattito urbanistico degli ultimi decenni. Nelle grandi città uno sguardo orientato al locale è diventato ormai consueto, quasi un luogo comune, una tensione al coinvolgimento attivo degli abitanti, alla partecipazione alle decisioni relative ai loro ambienti di vita, è ormai la regola, o quantomeno un impegno sempre da dichiarare in ogni iniziativa di pianificazione urbanistica. E spesso questa attenzione si intreccia e dialoga con la stessa geografia amministrativa minuta delle città. Le città oggi vedono rafforzarsi il ruolo dell'articolazione in municipi e quartieri, quali entità che offrono lo spazio e si riempiono
di contenuti anche istituzionali per lo sviluppo di politiche urbane radicate nel contesto locale. E nel piano urbanistico questo ha significato e si è riflesso nello sviluppo di una sorta di sintassi di secondo livello del progetto spaziale. Qua a Roma, per esempio, durante l'elaborazione del piano regolatore ora vigente, approvato definitivamente nel 2008, è stato il lavoro sulle cosiddette microcittà. 200 più o meno furono riconosciute dal CRESME in una ricerca istruttoria alla redazione di quel piano urbanistico. In modo simile a Bologna, nel primo decennio del 2000, nel piano strutturale di quegli anni, la dimensione locale era interpretata col dispositivo delle situazioni. 34 aggregazioni spaziali alla scala locale attraverso cui perseguire, e cito dal testo normativo di quello strumento, l'obiettivo di migliorare l'abitabilità locale del territorio. Nell'ultimo piano di Bologna, che è data 2021, questa stessa tensione si riflette nelle 24 tavolette delle strategie locali per la qualità. A Milano, che è il caso che più ho, io insegno Politecnico di Milano e sono, diciamo, abito quella città, e qui possiamo mostrare la prima immagine. Ah, posso provare? Sì, si può, tranquillamente. Ecco qua. A Milano questa medesima tensione si è riflessa nell'individuazione dei cosiddetti nuclei di identità locale, che fondano appunto una geografia per il progetto del piano del governo del territorio, per il piano urbanistico, innanzitutto del piano urbanistico del 2012. Poi questo dispositivo, che al contempo interpretativo e progettuale, perché poi va a supportare il disegno del piano dei servizi, ritorna nel 2019 nel piano di governo del territorio rinnovato e lo informa ancora di più, diventa centrale nella sua visione, tant'è vero che il piano adotta lo slogan "una città 88 quartieri da chiamare per nome", e li vedete qua in questo studio individuati e poi ancora rappresentati nei luoghi centrali che si distribuiscono in queste entità, e poi ancora in un'altra restituzione, queste sorte di amebe che appunto individuano gli 88 quartieri, ma poi con un medesimo esercizio ci si proietta anche in una dimensione metropolitana, oltre i confini della città centrale, in questi altri due disegni che vi ho qui riportato. Anche nella campagna elettorale dell'autunno 2021 di rinnovo amministrativo della città, la Milano dei quartieri è stato un messaggio veicolato con insistenza, forse quello veicolato con maggiore insistenza. Ecco, oggi questa tensione al locale, nelle politiche, nei piani della città, ha trovato ulteriore protagonismo e vigore, è stato già richiamato da chi mi ha preceduto, con la formula di grande fortuna mediatica della cosiddetta città dei 15 minuti. In realtà, diciamo, già da qualche anno si sperimentano cose di questo genere. Questo è il piano, sono materiali dal piano di Portland, già nel 2012 il piano di Portland usava l'espressione "complete neighborhoods", quartieri completi, come un obiettivo da perseguire attraverso l'azione di piano. Quello che vi sto mostrando è un'immagine, è uno schema che informa invece il piano di Melbourne del 2017, accompagnato dallo slogan "Living locally 20 minute neighborhoods", vivere a livello locale quartieri da 20 minuti. E in Cina, questa è un'applicazione in quel contesto, e qui invece ci spostiamo in Cina, dove il concetto di local life circle, circondario della vita locale, informa, costituisce criterio organizzativo dell'insediamento nel progetto urbanistico di molte città e di loro espansioni, per esempio a Shanghai, a Guangzhou, a Pechino, a Chengdu, nella provincia di Hebei. E qui ne vediamo alcune manifestazioni di questo principio organizzativo. A Bogotà gli interventi temporanei, con un'altra espressione in voga, diremmo tattici, negli spazi stradali, ritroviamo, diciamo,
per certi versi la declinazione di quello che è stato provato a Barcellona con le Super IES, e con come modo con cui coinvolgere la comunità locale in un processo poi di appropriazione dello spazio pubblico a livello del quartiere. Il progetto che traduce questo esempio barcellonese nell'esperienza colombiana sono i barrios vitales, i quartieri vitali, e qua ne vediamo un'esemplificazione di un prima, di un durante e poi di un dopo che ci si aspetta per effetto di questa politica di trasformazione urbana alla scala del quartiere. Ma il contenitore di tutte queste esperienze che le raccoglie e che ne costituisce per certi versi il concetto ombrello, o se vogliamo il brand di successo, il quartiere La Ville du Quart d'Heure, appunto la città dei 15 minuti, sperimentata a Parigi. Ecco, quello che mi preme però dire è che questa non è un'idea nuova. Adesso non mi soffermo più di tanto nel sottolineare queste cose, però più di un secolo e mezzo fa Plan Cerdà, uno dei capisaldi della cultura della nostra disciplina, dell'urbanistica, fondava l'espansione di Barcellona, di quella città, su una equidistribuzione dei servizi secondo criteri di accessibilità. E cosa che è anche stata, questo è uno studio in letteratura che va a ripercorrere i criteri di prossimità insiti in quel piano urbanistico di quasi due secoli fa e con i bacini appunto di captazione dei singoli servizi con soglie di minuti 6, 12, 24 a seconda delle diverse attrezzature. Ma per esempio la Neighborhood Unit per il piano regionale di New York, Clarence Perry, siamo nel 1930, e applicazioni di quell'idea come quelle di Radburn, di Clarence Stein e Henry Wright, siamo nel 28, e poi ancora il piano per la Contea di Londra e per il Greater London Plan, Forshaw e Abercrombie, alla metà del secolo scorso, 43-44. E vedete anche come nel disegno la sorprendente analogia con quanto abbiamo visto prima, vi mostravo dal PGT di Milano. Allora, tutto questo per dirvi, insomma, che è un aspetto importante, ma che non voglio contestare l'agevolezza e nello spirito progressivo che questa idea incarna di un'azione urbanistica orientata al locale fondamentalmente con finalità distributive o ridistributive del welfare, e tuttavia oggi assistiamo a quello che potremmo definire, che ancora uso in parafrasi un'altra espressione felice di Giancarlo De Carlo, un entusiastico canto della prossimità. Questa nuova retorica dei 15 minuti, qual è secondo me il limite? Perché sembra proiettare la declinazione del progetto urbanistico su quest'unica dimensione, che peraltro è cangiante, variamente interpretabile, che mette in ombra altre più articolate articolazioni del progetto e della sintassi spaziale della città. In qualche modo prima il grande detrito lo diceva con chiarezza. Come se la città si risolvesse nella composizione modulare per accostamento semplice di quartiere. Non è necessario richiamare la storica parzialità dei modi di implementazione dell'idea di quartiere autonomo nel secondo dopoguerra italiano, e di come questa si sia rivelata essere una gabbia, un costrutto di segregazione anziché di integrazione, per argomentare che oggi la città non è solo vicinato. Se radicalizzata, è l'idea stessa di quartiere e di comunità locale, a mio modo di vedere, ad apparire sdrucciolevole, in una fase storica delle società urbane che, nonostante la contingenza pandemica che ci ha riportato a guardarci con i vicini, noi prima, fino a poco tempo fa, davamo abbastanza per acquisita quella che in letteratura abbiamo denominato la disgiunzione tra spazio e società, nel senso che le nostre pratiche ci portano a disegnare sul territorio geografie nello spazio che difficilmente coincidono con quelli che ci sono più prossimi nel periodo, diciamo, notturno dove andiamo a dormire. E quindi, diciamo,
le nostre traiettorie di vita si proiettano in una eterogeneità di reti di luoghi che problematizzano l'idea stessa del quartiere come, come fondamento di relazioni di prossimità. Chiudo sottolineando con questo piccolo caso alcuni paradossi della prossimità e uno dei suoi, principali strumenti spesso utilizzati, che è l'urbanistica tattica. Vi racconto brevissimamente la storia di Nolo, che sta per North Loreto, ovvero per la parte nord, a nord di Piazzale Loreto, una zona di Milano, diciamo appena superiore alla stazione centrale, quartiere semiperiferico e popolare della zona nord-est della città, che viene ribattizzato con una fortunata idea di branding territoriale da tre designer con questo acronimo nel 2013. Progressivamente questo quartiere così ribattezzato comincia a essere colonizzato da piccoli e poi più grandi eventi e attività culturali, manifestazioni della classe creativa e opportunità per il tempo libero. Diviene un quartiere underground della città. Il fuorisalone, il Salone del Mobile, vi approda nel 2018 occupando un magazzino abbandonato. Politecnico apre uno dei suoi spazi off campus, in cui, virgolette, ripensare la nozione di urbanità e di vita sociale. Quella che vi sto mostrando ora è una piazza che fa parte del programma promosso dall'amministrazione Piazze Aperte, una piazza, o meglio un incrocio, che viene trasformato in piazza, uno dei più riusciti interventi di urbanistica tattica promossi dall'amministrazione. Piazza Tattica è diventata un simbolo del quartiere. Quello che vedete in basso nella fotografia, in basso a sinistra, è l'ingresso di una scuola. E quindi in questo incrocio trafficato, aver ridisegnato questa strana ameba colorata che protegge e crea uno spazio di distensione in quello che prima era un crocicchio, ha un effetto positivo. I genitori sono contenti che ora l'ingresso e l'uscita della scuola ci sia uno spazio sicuro e protetto per i bambini. Ma quei medesimi vediamo l'inaugurazione. Ma quei medesimi genitori si lamentano di non trovare un posto dove lasciare la propria auto quando accompagnano e vanno a prendere i figli a scuola. La piazza tattica ha rivitalizzato un anonimo incrocio di strade, rendendolo un luogo piacevole e vissuto. Ma la sera e la notte gli utenti della piazza disturbano il tranquillo riposo dei residenti, che adesso si lamentano. Il quartiere è diventato attraente, pieno di iniziative, interessante da vivere, ma le attività di ristorazione si moltiplicano, impoverendo la varietà, potrei dire la biodiversità, della rete commerciale locale e rendendo difficile la sopravvivenza del commercio al dettaglio tradizionale, cioè di quei negozi di prossimità, di cui proprio quella politica, la città dei 15 minuti, intende invece farsi carico. I prezzi degli immobili sono in aumento drastico, da 2.700 euro al metro quadro nel 2017 a 4.200 oggi. E chiudo con queste note che spesso uso così anche con i miei studenti, per stigmatizzare questa attenzione, ma per problematizzarla. Il fashionable urbanism, una forma di urbanistica commerciale fatta di formule mediatiche, non risolve i problemi. Io credo che sia necessario uno sguardo critico che ci porti al di là della superficie del pretty and cool, dell'urbanistica carina, potrei dire. È necessario conoscere ed essere consapevoli della storia, perché spesso chi ci ha preceduto non era stupido e ha fatto cose che vale la pena di ricordare e di controllare, oltre il presentismo, per cui. Il progetto urbanistico richiede transcalarità e le regioni urbane non sono collage di pezzetti. Oppure forse lo sono, ricorderete il libro fortunato di qualche tempo fa, Collage City, ma questo è un problema, non una soluzione, e dovremmo forse cercare di guardare al di là del loro disordine paratattico. Qual è la sintassi? Anche perché noi abbiamo bisogno di darci un principio d'ordine nelle cose da fare nel nostro territorio. Dove, quali sono in questo magma di pezzetti, i luoghi
cui dobbiamo assegnare delle priorità, ma soprattutto questi pezzetti come si tengono insieme? Come un quartiere sta con quelli vicini? Secondo quali configurazioni? Quali sono le relazioni che si danno nel territorio? E poi ancora pianificare da zero, l'abbiamo visto velocemente per esempio per quello che stanno facendo in alcune regioni i cinesi, secondo questi criteri di prossimità, è molto diverso da rigenerare gli insediamenti urbani esistenti secondo questo principio. Che cosa, su che cosa lavoriamo? Lavoriamo prevalentemente sulle scuole, come fanno a Parigi? Lavoriamo prevalentemente sullo spazio pubblico, come tentativamente sviluppa Milano? Lavoriamo sul commercio, sui trasporti, sull'accessibilità come criterio di garanzia per un urbanista di prossimità? Non esistono ricette esportabili. Anche questo è stato prima accennato, sulla necessità di contestualizzazione, perché le città sono diverse, le caratteristiche contestuali della città contrastano con i facili modelli prêt-à-porter.